Oh, eccoci qui, buonasera a tutti belli, buonasera a tutti, benvenuti in live, datemi un momento perché qui subito mi sono dimenticato della roba. Il mio cacchio di secondo monitor sta facendo le bizzeffe. Tutto a posto, Boni, Boni. Come andiamo? Come andiamo? Come andiamo? Che mi raccontate bellissimi? Perdonate un po' il ritardo, ma oggi sono successi i casini. Vedo una Panzi, vedo un Axel, vedo Sans, come stai? Bello, benvenuto. Vedo Kyle. Buonasera anche a te. Momento che vi leggo, perché stasera sono rincoglionito molto più del solito. Buonasera a tutti quanti. Mai pensato di mettere una ricompensa tipo 10 minuti di concentrazione? In realtà sì, però non lo so perché mi piace leggervi. Però capisco anche che magari del buon gameplay potrebbe fare la sua bella figura. Che mai sei incontrato la scorsa volta oltre l'ubriacone? Sai che non me li ricordo? Ci ho fatto pure una thumbnail, ma non mi ricordo. Forse Kimberly? Ken? Ryu? Non me li ricordo, ragazzi. Sarebbe bello. No, guarda, in realtà oggi Kyle ha fatto pure un pelino di meno. Cioè, oggi è stato un pelino più fresco. Credo che comunque con la temperatura che farà il computer qua dentro il caos si genererà. Ma. Dettagli. Streamlabs si è aggiornato, quindi che sì. Sì, io ho il terrore come al solito. Come si vede se sono VIP che è la prima. Ah, beh, è vero! Grazie che me l'hai ricordato. VIP. Perdonate. Sappiate che io oggi è venerdì per tutti, no? Però voi dovete sapere che stanotte si stava sentendo male mio padre. Poi si stava sentendo male mia madre. Poi si stava sentendo male il mio cane. Io stanotte, ragazzi, non ho dormito. Quindi ve lo dico, oggi è stata tra l'altro giornata pesante. Prima di venire live mi sono dovuto inghiottire tutto. Io avevo la cena lì pronta, mi ero fatto un buon kebab di pollo col forno a legna, la bella focaccia, bella croccantina. Cioè, me lo sono dovuto tipo aspirapolvere del cavolo. Quindi preparatevi perché stasera sto più rotto del solito. Ma intanto fatemi aprire. Non riesco mai a trovare un cazzo di modo per sto braccio. Fatemi aprire Street Fighter, che stasera si menano le mani. Tra l'altro ho portato al massimo lo stile di Marisa. Il livello massimo per ogni insegnante è il 20, molto semplice. Quindi tutto normale, di solito non do. Sì, no, esatto, questa è una mia giornata tipo. Pubblicità inizio live, no, ma il bello, lo sai qual è Sans? È che tecnicamente non ci dovrebbero essere. Io continuo a dirla sta cosa, continuo a dirlo. Io ho tolto il roll quando tu entri nella live perché secondo me quella è una cosa che proprio ammazza. Perché ammazza. Ti fa fare un pelino di più di soldi se ti raidano in tanti, ok, ma è una cazzata. Cioè, se io raido qualcuno, già la gente magari sta là per vedere, tra virgolettoni, me, no? E quindi sbatte ciola di chi cazzo stiamo raidando. Se inoltre questi entrano nella live di qualcuno e ci stanno 6 minuti di pubblicità. La gente dice, vabbè, ma chi cazzo mi ci fa stare qua, insomma, no? Nel dettaglio. Tecnicamente, ma Twitch se ne frega. Sì, questa cosa non l'ho capita, Kyle, sinceramente, perché. Cioè, io metto delle impostazioni, ma non gliene sbatte un cazzo. Perché tecnicamente, io da quando avvio la live, la pubblicità, dato qua, madonna, il rumore che sta generando, datemi un attimo. Io da quando avvio la live, tecnicamente, dopo 45 minuti. Perché io ho messo, mi pare, che tra i 45 e l'ora. De ogni volta che devono ripartire pubblicità. Non vorrei essere incazzante, ma come si vede? C'hai un quadratino a fianco, Sans. L'ho aggiunto immediatamente. Senti, in un canale ti becchi sei pubblicità e sposti. Ma sì, ma ovviamente. Infatti, secondo me è una cosa pure stupida di marketing, eh. Cioè, nel senso, fatte furbo, perché magari entrano, gli piace la persona, sta a fa qualcosa di interessante e compagnia. E se rimangono, gliela fai partire. Ma pure magari ai rider, fagliela partire dopo 10 minuti. Dopo un quarto d'ora. Cioè, fagli capire. Perché poi però ti fanno pure la perculata. Ti appare grosso così. Vedi tutta la pubblicità, mi raccomando, che così supporterai lo streamer. Ma chi cazzo lo conosce questo? Andiamo al suolo, questa merda di casa. Chi è tornato? Dav per il terzo mese. Buonasera a tutti. Che si dice? Qui tutto bene. Grazie mille per il sub per il terzo mese. Bentornato nella gang. È sempre un piacere averti qua. Bello. Come va? Come va? Tra l'altro, stavo pensando che devo cambiare le GIF. Io devo mettere effettivamente la scena correlata piuttosto che il Corgi che fa le cazzatine. Cioè, so che, ok, il Corgi era il fulcro, è come Curolili i draghetti, no? Però ci andrebbe meglio molto Aldo.
Ma qualcuno di nuovo, se entra e vede la pubblicità, si dà, ma sì, ma lo sa, ma di Sans, appunto. Oppure ti fanno vedere 30 secondi, saluti e poi pubblicità. Ma anche, ma. Cioè, ma ci sarebbero tanti modi intelligenti con cui gestire sta roba. Ce ne sarebbero veramente tanti. Ma comunque, si sono fatte le 10. Si sono fatte le 10. Fatemi impostare tutte cose. Io potrei addormentare. Aspetta, ho il mio caffè qua. No, ci ho messo troppo dolcificante. Porca puttana. Madonna. Questo è zucchero, ragazzi. Cioè, è finto perché non ci sta manco veramente dentro. Porca puttana. Perché puttana. Ma diamo il via. Dio Madonna dell'audio. Alla sigla. Cosa cazzo è successo? Ah, era. Minchia, si è fatto sincronizzato la fine della sigla e l'inizio qua del gioco. Mi ha fatto prendere un colpo. Ho detto, che cazzo è successo? Ma comunque, buonasera, Kuro. Ma dall'altro senso, sai qual è il fatto? È che io posso sceglierlo. È questa la cosa che a me mi fa. Uniforme club ricevuta. È questa la cosa che a me mi fa incazzare. È che io posso sceglierlo. Io ho messo ogni 45 slash ora deve partire 1 minuto e mezzo di pubblicità. Fine. Che è il minimo, eh. Cioè, 1 minuto e mezzo è il minimo che ti permette di mettere. Perché se ti guarda e ti dice, zio, guarda, non te li diamo i soldi perché per forza minimo 10 minuti. Però il fatto è che tu metti tutta sta roba e non gliene sbatte un cazzo. Quindi. Inutile, ma comunque buonasera Neko, buonasera anche Frost, come stai? Bello, benvenuto, e come state entrambi? Che mi raccontate? L'unica cosa che avrei fatto di differente alla sigla è l'uomo scatola che ti colpisce sui re. Boh, qua dietro. E tra l'altro, visto che si parla di pubblicità, la nostra cara Neko fa partire un annuncio time. Visto che sono stronzo, non è vero, vi faccio partire la pubblicità, grazie per il support, Neko. Ah! O lo facciamo subito, dopo la volta scorsa si fanno, che tra l'altro. Nel mentre che sistemo tutto, ditemi audio, solite robe, il bello della diretta. Io mi sono fatto anche le challenge delle combo degli altri personaggi. E Marisa, diciamo che è la cosa più semplice del creato. Ho finito fino al massimo dell'esperto quelle di Cammy. Voi non avete idea! Voi non avete idea che cazzo è stato Cammy. Un parto. Cioè, Cammy. Ho fatto Chun-Li. Ho fatto Yuri. Kimberly. Sono delle cose bellissime, ma frame perfect. Cioè, è proprio una questione di 3 frame. E tu devi dare il giusto input non spammato. Dio Madonna. Ho preso Dragon Age Inquisition che stavo scontando. L'ho visto a 10€ l'Ultimate Edition. Figata. Io sto bene a parte qualche perdita di. Cacchina. Mi stai andando in bagno per tanta volta. Mi dispiace, Neko. Spero che adesso stai meglio. Lo hai partorito tu. No. No. Oggi a chi andiamo a dei. Ma non lo so, Sans, perché non conosco niente. Buonasera, Arlok. Ma come al solito, bisogna fare il riscaldamento. Stai meglio? Ok, sono contento. Bisogna fare il riscaldamento. Allo? No, come si faceva? Ecco, già cominciamo bene, ragazzi. Ah! Però è stato fighissimo perché farvi le challenge delle sfide degli altri personaggi è una figata perché vi fa capire chi cazzo avete contro e come workano. È veramente una figata. Sì, se sto facendo le combo senza guardare, ma perché ormai sono abituata a questa roba. Le automatiche, vabbè, come al solito. Tanto. Il mio controllo è sempre scaccato. Come stai, Arlok? Che mi racconti? Bello, che mi racconti? Da voi sta facendo un po' più fresco oggi? Spero di sì. Madonna, che bella ste emote.
Dust! Buonasera Star, come stai? Bello, benvenuto. Che tra l'altro quando fai questa ulti, io vi invito ragazzi a osservare la faccia di chi stiamo per colpire, perché è bellissimo, perché gli si distrugge l'espressione e fanno la morte, vedono. Hai definito The Phantom Pain? Complimenti. Hai ripreso Street Fighter, avevo letto. Sì, vabbè, scaldo, quello è inevitabile purtroppo, Sans. Punish counter. E poi un Gladius. Parata. E fai questo. Dovete fare cure tipo gli arabi, vestiti di lino pesanti a più strati. Per forza, perché sennò si muore. Allora, questo e poi l'ulti. Il torneo perché non mi faceva scure alla prima botta, sconfitti tutti, no death. Hai visto? Sì, quello perché è la stanchezza probabilmente, Star. È la stanchezza che l'altra volta ti ha spezzato. Hai visto? Hai fatto conoscere la meraviglia del poke anche ad altri, Nico. Ti capisco, Kuro. Io pure sono molto tipo da inverno. Questo che è? Ah, è quello con lo scutum. Oggi sembro essere un pelino un po' più sveglio. Ma non diciamolo. Non diciamolo, che è meglio. Drive Ferry. Oddio mio. Esattamente, bravo Star, così ti voglio. Questo, questo e poi l'ulti. Io dopo aver fatto quelle dei cammi, raga, queste sono il cazzo, eh. Cioè, cammi veramente, c'ha le combo lunghe, 9 robe. È una roba, è bellissima da usare perché è molto veloce, ma porca puttana. Porca puttana, raga. L'ho fatta con l'ulti, no, è senza ulti. Sono a quanto di dà l'immagine del leone? Ok, quindi ha un po' inizio. Tra l'altro, come ho detto, l'ho portata al massimo, Marisa, e vi farò vedere una cosa, perché una volta che portate lo stile al massimo, potete affrontare il vostro maestro True Power. Sì, l'ho provato poco poco, Dav, ed è un casino. Ed è un casino. Oddio santo, questa comunque è proprio il mio tallone da kill, eh. Sta un cazzo da fa. Sono contento, Rego. Sono contento. Così... No, dai, l'ho missato. Ok. Ho trovato Katie. Chi è Katie? Domanda. Buonasera, Dark. Come stai? Bello, benvenuto. Uno, due. Questo. Drive, questo. E poi si fa questo. Questa è in realtà la più facile di Marisa. Io trovo molta più difficoltà con il drive. No, ne... Sono stato dove sta Chun-Li di notte. Sì, però ho incontrato l'ubriacone bastardo. Non mi ricordo come si chiama. Forse si chiama Katie. Non me lo ricordavo. Leppa, 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 leppa. Tanto ho sbagliato. Ah, ok. Si chiama Katie. Non si chiamava tipo Jamie, una roba del genere? Allora, però... Porca puttana, l'ho missato. Oggi mi sono concluso i capitoli finiti di Berserk. Molto bello, oh, sono contento. Ubriacone bastardo va bene come... Sì, sì, per me si chiamerà sempre così con lo stronzo. Che tanto sono curioso di vedere anche un personaggio con quello stile, eh. Oh, oggi ci abbiamo messo relativamente poco. Sono proprio curioso di vedere quel personaggio lì. Un personaggio con quello stile. Chissà se pure lui tutti i capelli esplodono, ma non credo abbiano fatto qualcosa di così estremo. Va bene. Andiamo. Tanto vi devo far vedere anche l'animazione di quando portate al massimo. Perché è una cosa fighissima che hanno fatto. E adesso ve la faccio vedere. È che quando vi portate al massimo un maestro, a parte che vi fa tutta una cutscene, ok, ma vi permette, perché giustamente voi dite, io se l'ho portato al massimo, l'XP che guadagno dove va? Voi potete trasferire l'XP che guadagnate con uno stile, accumularla e trasferirla su un altro. Questa è una figata. Tipo io per esempio su Marisa c'ho, che cazzo ne so, sono 3800.
Come si fa? Tipo, se io voglio trasferire quelli di Marisa a Cammi, posso farlo. Ah sì, ce ne ho 3800. Ed è una figata, perché magari a voi vi interessa soltanto un personaggio, ma nel mente potete portarne avanti anche altri. A proposito del Berserk, ho finalmente trovato il 26 di Berserk dopo tanto tempo. Sono contento, Sans, anche perché la roba di Berserk è diventato un casino da trovare. Esattamente. Esattamente. E poi vi voglio far vedere... questo ci farà uscire, ovviamente. Perché mi ha fatto tutta una bella animazione. Io non pensavo, pensavo semplicemente, vabbè, bravo, hai portato al massimo, se siamo visti, no? Dove? Eccolo qui. Take one step and then another. If you seek the answer, there's no way but forward. Questa roba molto semplice. Eh sì, purtroppo sì, Nego. Ma in generale, come tutti i manga che hanno avuto più e più ristampe, trovare roba, cioè trovare numeri specifici diventa un puttanaio. Quando dicevo che fare i personaggi da farmare erano lunghissimi, hanno risolto così. Ah, perché è stato fatto grazie a un update? Perdonatemi. Questo si fa portando al massimo lo stile. Se intendi questo filmato. Cioè, quando tu porti al massimo lo stile, ti permette di sbloccare essenzialmente due cose. Il poter affrontare, credo quando ti pare, il tuo maestro a true power. E Marisa è tipo del livello 62, me devasta con due pugni. E questo trailer. Che c'hai? Perché sei stanca? Ah, il trasferimento si può fare soltanto da un personaggio, da uno stile al massimo agli altri. Devi andare appunto nella sezione degli stili, premere triangolo e ti farà... premere triangolo, premere X su da chi vuoi trasferire le cose e poi ti fa scegliere dove trasferirli. E, ah, perché stai per... perché stai con così poca vita? Mangiati le polpette con salsa di pomodoro. Quanto pare. E... oddio, c'è il re... va bene. Allora, perdonatemi, c'ho un po' di tosse stasera. Ma sì, sicuramente qualche robettina l'avrò fatta, perché l'ho fatta. Che tanto c'era una signora indiana, random, che mi sa che è questa, che mi dava tipo le calze in latex. Forse eri tu. Ecco, questa vi dà le parigine in latex. Ma... dettagli. Matti Giulli, che è un amore, tsunderissima la sua storia con il fan. Ma no, guarda, sappiate che ce li facciamo tutti, eh? Ce li facciamo tutti, ce li facciamo. Bene, bene, qual buon vento. Cosa ci fai qui secondo te? Che sto facendo? Scusa, sto soddisfacendo la mia golosità. Mi è giunta voce che i dolci di qui sono pazzeschi. Non potevo non venire a provarli. Oggi non mi va di menare le mani, quindi se volevi lottare con me, devo dire di no. Già che ci siamo, ti piacciono le cose dolci? No, più zucchero c'è meglio, è un cazzo, però ad oga sì. È il 20 star. Il tuk tuk. Sei come me, eh? Beh, fantastico, quali sono i tuoi dolci preferiti? Mangerei una torta ogni giorno, quelli giapponesi come lo yokan. Ma che cazzo di... una torta al giorno? Bahaha, quindi te ne intendi proprio. Nel mondo dei dolci le torte sono il non plus ultra, in particolare con una bella ciliegia rossa in cima. Ora ho voglia di torta. Ho deciso, parto per un bel viaggio. Destinazione Tortalandia. Abitanti io, ti saluto, addio. Raga, mi è venuta la pelle d'oca per il cringe, porco. Io volevo... guarda, io non vedo, voglio comprarmi una cazzo di telecamera 4K per farvelo vedere. Che cazzo? Cioè, io sono venuto fino in Bangladesh per parlare, per... piglia le calze. Devo tirargli 20 calci lo sfondo, Sans, non ce la farò mai. Che crimine, vedo che siamo tutti d'accordo in chat. Devo tirargli 20 calci, raga, mi devo togliere tutti i potenziamenti, aspettate. Boni. Sì, qua. Va. Allora, così, no, perché quella è la mia forma base. Raga, io con un calcio di base faccio 4 e 10. La distruggo, sta signora.
Togli pure i guanti, vai, proviamoci da nudi. Non vi giuro niente. Com'era il calcio così? Ah, c'hai proprio depresa brutalmente, vai. Signor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 7, 8, 9. Quanti? No, raga, l'ammazzo prima. Non... Come faccio? Signora, si potenzi? Vaffanculo. Ma va a cagare. Ah, beh, giustamente si incontra qua Dalsim. Madonna, ma il personaggio come diventa? Sto menando una vecchia, ma secondo te, nel senso, a parte che la vecchia aveva lo stile di chi era, de Gammy o di qualcun altro. Ma poi la signora ti droppa le cose in latex. Ti droppa. Ma perché dovrebbe dropparmi la roba in latex? E c'è questo che non capisco. Madonna, aspetta. Ho un problema. Come mandi il pene in chat? Non lo so, purtroppo, ragazzi. Non sono molto esperto. Come manda segno 8 pugni se con due mo. Ma infatti questa è una cosa che un po' mi dà il cazzo del completismo di sta roba. Perché. Cioè, tu ti puoi spogliare, ti puoi togliere tutto. L'unica cosa è che ho capito perché esistono. I power up che ti danno dei debuff. Cioè, esistono quelle cose, la mangi e diventi una merda per 30 secondi. Esistono, pensa proprio per questo. Cioè, hanno ovviato al apri chiunque con quella roba. Grazie, Kyle. La vecchia ha i suoi hobby. Sì, la vecchia fa robe che è meglio non dire. Io che cacchio avevo? Questi e i bracciali? Mi sa di sì. La signora aveva bisogno di lavorare quando era giovane, la chi si prende tutti. Ma anche perché abbiamo capito un po' di questo luogo che loro stanno che gli pezza al culo, cercano di dargli una mano, ma non gliene frega un cazzo. Quindi. Stanno da questo, Sans. Stanno letteralmente vicino al negozio degli abiti. Palesemente l'ha comprata là dentro. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Ci sarà una missione. No. Non. Dov'è la missione principale? Ah, perché dovevamo andare dalla signorina. Mentre questa parla con Rebecca alla West Bay Promenade, giorno. I potenti combattenti, va bene, questi si faranno. Prova la rottamazione 2. Attiva il pressure time livello 2. Ma scusa, ma questa roba dove si trova? Vabbè, dobbiamo tornare a Metro City. Allora, ne approfitto anche per farvi vedere. Per farvi vedere Marisa True Power, quanto mi rompe male. No, abbiamo finito Negor, ma meno male. Nota una cosa. Che cosa? Madonna. Dov'è il mio fazzoletto, raga? C'ho il naso. Fai la mossa speciale di Marisa, il pugno che lo schiaccia per terra e vedi come la schiena si piega di 180 gradi. Qualche frame rotto. Marisa! You got it? Invece di crucciarti dei tuoi progressi, pensa ad allenarti, ma non solo. Come recitava il quadretto nel bagno della mia casa da piccola, mangia molto, usami assai e a lungo vivrai. Queste due cose unite al dormire risolvono la maggior parte dei problemi della vita. Però queste sono piccole perle bellissime. Ho ancora voglia di combattere, tu che mi dici? Mi apre. Livello 63. Porca puttana. Dei danni, Marisa. Ah! Arco! Non so se avete capito quanto male mi fa. Cioè, porca puttana. Marisa! Mamma mia. Eh sì, si sta vendicando per la vecchietta. Ma io non gli faccio un cazzo, tra l'altro. Marisa, calma. Marisa, calma. Non è calma. Questo penso sarà il nostro boss finale della serie, perché. Però vedete, lei almeno. L'accetto che è così forte. Però l'altra volta, vi ricordate, abbiamo incontrato quel cazzo di tizio che era sbroccato per essere di quel livello.
Era proprio sbroccato. Ma io ho fatto anche qualche altro scontro con quei signorini. Ma sono letteralmente dei boss segreti, eh. Cioè, io pensavo fossero delle sfide, una cosa di trama. Sono proprio boss segreti. Cioè, n'era uno che aveva lo stile di Blanca. Raga, non stava fermo. Era una cosa. Era, credo siano tipo IA di livello 9. O qualche roba simile. Ma magari fosse skill. Cioè, in parte sì, sicuramente Arlo. Ah, ma quello con la spada in confronto è un cazzo, Sans. È un cazzo. Cioè, perché quelli sono proprio uppati a sfac di statistiche. Appunto perché ci stanno i livelli LGDR. Ma sono proprio anche IA che ti leggono gli input. Perché il problema nei giochi di combattimento delle IA di alto livello è che a un certo punto hanno dei riflessi sovrumani. Perché leggono gli input. Quello che ci sono morto 4-5 volte, Nico, l'altra volta. Giant Attack. Vai dal mangiafuoco, perché? Come ti è parsa la mia esibizione? Bollente, è vero. Quando esibisci, la cosa più importante sono la tecnica, il ritmo e una mentalità che ordina agli spettatori di ammirarti. Ti insegnerò una cosa che ti donerà proprio questo potere. Ma scusate, ma parlando così a cazzo... Ma sì, ma lo sciotto, Sans, è di livello 9, ma povero Cristo. Che cosa c'è con la mentalità da adottare sempre? Gira tutto intorno a come ti senti, buha. Sì, sì, ma come si chiama? Là in India o come cazzo si chiama quel posto lì? Sono tutti così. Però, ma no, ma Marisa, io l'accetto che mi mena, mi può dominare quando vuole, Marisa. Lei sta sempre pronto. Stavo di... Che il fatto è che molte IA, più che altro, almeno di quelli con il bicipitino giallo, dico, Dav, sono proprio IA di alto livello. Cioè, sono proprio IA di altissimo livello, sapete, perché hanno delle reazioni frame perfect. Scusa, io vedo un pugnetto da sfidare qua. Chi è? Ciulli, dopo ce li facciamo i dialoghi con te, eh? Che tanto sicuramente parlerà delle sue cosce, ne sono abbastanza sicuro di questa cosa. C'è una persona da sfidare. E diciamo che diventano veramente come gli NPC di Dark Souls 1 che ti fanno, appena vedi che cacciano fuori uno stocco o un bugler, dici vabbè, me ne vado. Eh sì, quello, Nico, come sa. Mi sa proprio quello. Sei tu? No. Sei... Allora, dai una t-shirt di Agar, una merda. Pepita d'oro sconfiggendolo. E attiva il pressure time con le prese almeno una volta. Questo, vedete però, c'è scritto... A parte con che capelli. C'è scritto di livello 30. Ma questo probabilmente adesso mi dirà un gazzotto mi fa peggio di Marisa, Oh, ma io ti conosco, il successo ti ha già dato la testa? Questa città appartiene a noi, la famiglia Andor. Quindi, se vuoi essere qualcuno da queste parti, devi per forza presentarti a noi. Io mi chiamo Andor Junior e sono il più forte di tutti. C'hai lo stile di Marisa, mi sa. No, questo è onesto. Ma allora mi sa che è proprio lì che sono sbroccati. Cos'è successo? Pugno serie seria. Che cosa? Ah, porca puttana. Come una catapulta, sì. Va bene. Signore, lei vuole fare... Oh, ma questo è uno stile che non ho mai visto, perché fa dei counter molto fighi. Ho capito. È giochi difensivo. Vaffanculo. Ah, cazzo, mi ha fatto la presa prima che potessi fare qualcosa. Oh. Ma che per questa è una presa di manonna. Mi sa che è un personaggio mischiato pure lui. Ecco perché ogni tanto sono rincoglionito. Ma chi sei, perché hanno fatto sta cosa, Nego? Ah, perché quella è una sorta di repost counter. Ok. Ok. Madonna, che palle. Che palle quando sono così difensivi. Salve.
Marca. Sì, ci vuole lo scatolone Snake, Kyle. Oh, e stai a cuccia. Ma in realtà pure lui è duretto, eh. No, questo di chi era, di Zangief? Mi ricordo. Ecco, adesso ti leggo, Star, che è un momento che... Salve... No. Eh sì, è tipo un repost assicurato. Non riesco a far entrare le prese. Porca. Allora, in realtà la sua camicetta la vorrei, onestamente, mi piace. Che mi sa che ti messaggio come va l'allenamento, risponderei brava, ma se i messaggi non ti stai allenando, torna subito ad allenarti. Ma se messaggi non ti stai allenando, no, ma infatti io ogni volta facevo il simp con Marisa, io te lo dico. Madonna mia, che cazzo di roba. Ce l'hai fatta a battermi. Hai la forza bruta di una tigre. Ma in realtà sei tu che mi facevi incazzo. Beh, hai avuto successo e la mia approvazione è quella dell'Andor Junior più forzuto e muscoloso. Non lo farò. Non farò quella cosa. O faccio come Barba Bianca, che faccio gurarara, oppure no. Va bene, in realtà questo era onesto. Ma allora veramente mi sa che la zona lì in India è sbroccata perché deve essere sbroccata. Chun-Li! Ma tanto qua ci dovrebbe stare Jamie. Ah no, Jamie mi sa che ci sta soltanto di notte. Le lotte di strada non sono come batterti in un torneo. Non ci sono partecipanti fissi o regole, per dirne una. Se dovessi trovarti con le spalle al muro, puoi sempre chiedere aiuto. A me, per esempio, se lo desideri. Oh, che carina! Ora puoi combattere a fianco del tuo maestro o maestra. Se li chiami in battaglia, va bene. Sarò la tua maestra, ma non è il caso di essere timidi. Preferisco mantenere un'atmosfera rilassata. Se vuoi parlare di qualcosa di divertente, non esitare. Che tra l'altro, mentre facevo le challenge delle combo, raga, Chun-Li, Cammy e tipo tutti in realtà c'hanno una quantità di jiggle. Io ve lo giuro, raga. Cioè, Chun-Li o se muove alla velocità della luce, o non lo so, ma c'è proprio che tira sti calci seguiti da questa onda d'urto di... Vabbè, dettagli. Cosa è di livello 32? Non andrò più un cazzo, però. Però non voglio fare subito la principale. Cioè, vorrei esplorare, cioè ci vedo delle secondarie. Mi sa perché il resto è tutto di notte. Salve, arrivederci. Batti, ragazzi, è un peccato che non puoi fare a cazzotti con i bambini. Un bel cazzotto di quelli proprio educativi, glielo direi. Ti scherza Twitch, ovviamente. Che in realtà io dovrei provare pure Rottamazione 2 per finire una quest. Ma è questo Rottamazione 2? Ma quale entità extradimensionale ho infastidito per ritrovarmi a fare questa roba? Te la senti di farlo? Sì? Falli fuori numero 1. Ma questo mi sa che è... No, questo già l'ho fatto perché è Rottamazione 1. Gennaro Bullo di livello 970. Che ti apre, cioè magari c'ha Rayquaza poi alla fine. Non so se era questo che mi mancava. Buonasera Liquid, come stai? Bello, benvenuto. Come la va? Perché il fatto è che se già l'hai fatti e vai a fare la quest non te li calcola. Quindi non so qual... Cioè mi manca Rottamazione 2, ma c'è solo lui che fa Rottamazione, mi sa. Tutto bene, oh, sono contento. Riprovare? No. Non eri tu? Non eri tu. Il mio naso stasera mi sta dicendo, guarda, tu non devi sopravvivere. E allora dove cacchio deve essere? Cioè, perché il fatto è che ci sta solo lui. Forse no, quello è rompiassi... No, ce l'abbiamo già fatto. Quello è quello della robettina, delle palle da basket. Pizzaiolo. No, ma mi sa che non è qua a sto punto. Magari è un lavoro che puoi fare giù in India. Ogni volta che dico così sembra che sto insultando queste persone. Però è proprio perché è in India, ragazzi, eh. Ah! Sì, grafica molto retro.
Devo fare a cazzotti con Rebecca. Madonna! Stronghi waifu gigante, bellissima. Aspetta, di nuovo tu. Ci conosciamo? Me la ricorderei un'omacciona abbronzata di 2 metri. Nel cioè. Qua dice che devi completare il capitolo 7 per Rottame 2. Bene così. Ho notato che la mossa forte di Marisa è una ginocchiata e ogni tanto prendo le palle dell'avversario. Mi dispiace per quel povero Cristo. Vabbè. Vuoi che ci spostiamo? Certo, ce ne andiamo subito. Scusa se abbiamo dato fastidio. Puntini puntini. Non pensavi davvero che sarebbe stato così facile, vero? Sì. Mi mandi davvero in bestia, lo sai. Ma perché io sembro un Oompa Loompa? Scommetto che ci consideri solo inutili teppisti, eh. Sig, odio la violenza. Ma odio ancora di più chi mi manchi di rispetto. Ste chiavi inglesi di merda. Ho chiamato Marisa per sbaglio. Marisa, non li uccidere, ti prego. Ho premuto l'altro tasto, raga. E vabbè. Messo sbagliato. Ho condannato veramente 3 povere persone all'ospedale. Ma poi gli tirava sti cazzotti la barra decimata. Porca miseria, aia. Hai combattuto uno scontro 5 e hai vinto. Come? In realtà io non ho fatto un cazzo. Arg, che schifo, vado a casa. Sì, sì, è talmente forte Arlok che pum, è partita tipo Hulk. Va bene. Li hai fatti andare via? Ah, volevo solo dare l'impressione di essere dei duri. Che tanto si chiama Ulysses. Ok, allora monto tutto immediatamente, grazie mille mila. Allora, io non credo di aver mai sentito nella mia vita qualcuno dire grazie mille mila. E se lo sento... sì. Ha devastato tutto, Star. Va bene. Vabbè, ma scusa, ma la fermata qua che cosa serve? Servirà. Lì giù c'è un'altra quest, cioè... Vado... Non a piedi. Non mi tentare, Dark. Se lo senti sei in un videogioco giappo adattato. Non riesco a parlare in videogioco giappo adattato. Madonna, uno scioglilingua. Mamma mia. Devo berlo perché mi dà energia, ma raga è zuccheratissimo. Perché si muove come un gibbone? No, cazzo. No, gibboni, non ho detto niente. Buonasera, Jorak. Come stai, bello? No, che se ti arriva Marisa, anche se sei Gesù, te dai comunque se ti trovi Marisa. Se ti appende alla croce al posto. Te lo leggo sul viso, desideri diventare più forte, vero? Tu sembri uno spacciatore, lo capisco benissimo, anch'io cercavo la stessa cosa e l'ho trovata. Conosci il potere dello yoga? Ti dice che i maestri siano in grado di librarsi nel cielo e di controllare le fiamme, un mito molto attuale. Solo i prescelti riescono ad accedervi. Ma ai miei occhi tu hai un grande potenziale per lo yoga, in realtà sono un ciocco di legno. Ammira questa statua infusa con il potere mistico dello yoga. Ne esiste solo una al mondo e io credo tu abbia la capacità di apprendere a tutto il... di accedere a tutto il suo potenziale. Ti servono solo 7000 zenni e sarà tu. Pablo. In realtà sono un ciocco di legno, cheat. Sono un Mokujin di Tekken. Grazie, Kyle. Non darei mai un prezzo allo yoga, ma se lo facessi sarebbe molto più costoso.
Peccato. Vuoi comprare questa statua? Che compra? Per una persona speciale come te me ne sarei separato ma va... Ma questo va solo a riprova della tua serietà. Ora sì, sono 7000 zenni. Una scultura di pietra unica del suo genere, o così ha detto il venditore. Ma è possibile dimostrare che è l'unica sulla terra? Come si usa la statua, mi chiedi? Lo capirai con il tempo, non sono autorizzato a rivelarti altro. Addio amica... Addio anima amica yoga. Ma gli hanno dato una striscia de coca quando facevano sti dialoghi? E quindi... Sì, dobbiamo andare in India per fare sta roba. E non posso andarci perché è tutto bloccato lì finché non vado avanti di trama. È così brutto che è molto probabilmente un pezzo unico. Questa in realtà è la via per lo yoga. Non ancora, perché lì non posso muovermi, Dav. Cioè, finché non vado avanti di trama è tutto bloccato. Infatti sta cosa pure mi dà tremendamente al cacchio. Andiamo qua che giriamo di notte. Dobbiamo imparare lo yoga seriamente. Ma anche perché Dalsim lo yoga l'ha fatto pure troppo. Guarda, tu ci scherzi, Dark, ma potrebbe. Cioè, noi andiamo da un venditore a cazzo e lo troviamo. Ma infatti sì, Harlock parla dello yoga come se fosse la stanza dello spirito e del tempo. E la madonna. Allora, lì c'è Andor Junior secondo. C'è Andor Junior terzo. Che fantasia di nomi. La statua dello yoga. Seminario pericoli in città. Seminario pericoli in città. Dalla Russia con furore. C'è coso. Andiamo. Sicuro è lui. Peffò. E coso è... non Tachanka. Perché Tachanka? Quello. Non me lo ricordo. Zangief. Zangief, sì. Dalla Russia... Cioè, io... Un momento. Serietà. Cioè, quando t'hanno creato, t'hanno detto, sì, mettiamogli in simbolo un kanji sulla spalla, lo facciamo peloso as fuck, con la roba da... Ma porca puttana. Io questo non so se l'hanno fatto per prendere. Per prenderlo per il culo. Colpiscilo con drive reversal. Colpisci con un command throw. Assorbi l'attacco dell'avversario con drive impact. Sconfiggi senza equipaggiamenti. La madonna. Quasi quasi. Ci provi. Potrò affrontarlo. Madonna mia. Guarda l'animazione del maestro perché è motivazione alla bestia. Davvero figata. Allora, aspettate, questo voglio farmelo tutto. Va bene. Ma io posso fare tipo i set. Oh, sì! Buoni! Mi è tornato su tutto, sì. Posso farmi i set? Posso farmene uno anche da nudo? Perfetto, applica. Le! Partecipi anche tu? Anzi, dobbiamo farlo in russo? No, non mi viene l'accento russo. Privet! Così. Non so che nome metto. Dopo mesi di indecisione ho finalmente deciso di tradire mamma Sony dopo 14 anni di relazione e andare dalla parte di papà Microsoft prendendomi una serie X. Please, dammi il coraggio di completare questa scelta. Fallo perché ci sta il Game Pass. Un euro il primo mese, anzi i primi tre mesi. Poi lo paghi un po' di più. Ma sti cacchi, c'hai una libreria infinita di roba. Puoi portarlo anche su PC e già un sacco di vantaggi. Però. Benvenuto anche per la prima volta. Se usi lo stile di Zangief, tieni a distanza, userà quasi solo... Sì, questa cosa lo so perché li ho affrontati nelle competitive. Sono veramente... Ti metti a pisciare sul cesso, ti fa una presa. Ti abbassi per terra a prendere un euro, ti si... Hanno tolto... No, dai, che prima è perché giustamente potevi spammarla. C'è un torneo da queste parti? Giusto? No, questo è Silvio. Non riesco più a fare l'accento russo, ragazzi. Fa parte dei festeggiamenti per l'apertura dello stadio, no? Siamo venuti fin qui per partecipare e è stato annullato? Non può essere. Avrei sentito male proprio così, ecco. È stato dalla Russia con furore.
Il torneo è stato annullato, o lo sapevamo già, chiaramente. Accidenti, ora che ci penso mi sono scordato di dirlo. Come cazzo si nomina quella cosa? Wow. Ecco perché così si digeri. Ehi, ti dispiace lottare contro di lui? Gli farebbe bene sfogarsi un po'. Ma dopo che ho visto i lottatori del sumo che girano nudi, guarda, questi in realtà sono pure troppo vestiti, poi con tutta sta pelliccia sono fratelli a me. Sì, cosa c'è? Sei qui per ridere di me? Vuoi combattere? Buhahaha! Da questo momento questo posto è un'arena di combattimento. È proprio qui. Ora scopriremo chi di noi due è il vero maestro dello slam. Allora, tu c'hai lo stile di Zangief, quindi sei il cancro. Allora, drive reverse al command throw e drive impact. Cioè, certo, fagli un drive impact mentre assorbo qualcosa è l'inferno. Allora, fammi vedere. No, ma scusa, ma non l'ho assorbito. Ma sti cazzi. Le pa... oh, che cazzo... Questa non me la ricordavo. Non mi ricordo che cazzo devo fare. Un reversal. Sì, mi devi colpire però. Eccolo qua. Oh, ma fai malissimo. Dio madonna. Ma ci ho fatto caso adesso. Vabbè, sono nudo. Me l'ero dimenticata sta cosa. Sono nudo. No. Oh, vi divertite questi drive, eh? Vi divertite? Porca puttana. Madonna, che male fai, pezzo di merda. Bravo. Oh, ma magari anche lui fosse nudo. Questo c'ha il potere dello stat block nel culo. Brava, Nego, mi piace così statica. Orca matriosca. Orca matriosca la userò adesso. Ho perso. Perché non so fare più l'accento su quali sarebbe stato bene? Mi stai prendendo in giro? Non credo. Non guardarmi, sono debole. Devo allenarmi di più, voglio la rivincita. Correrò, nuoterò e poi correrò ancora. Devo tornare nella madre patria e tornare in forma. È stato un cazzo da fuori. Ed ecco che se ne va, sembrava spezzato in due, vero? Capisco come si sente, dopo tutto il mio partner nei match di coppia. Ecco un biglietto per la Russia. È di Uwu. Ma non mi sembra che gli serva al momento. Ah, ma perché se la rifà a nuoto? Minchia. Vieni a trovarci se hai tempo, ti mostrerò cosa sappiamo fare giocando in casa. Ci troverai anche un altro wrestler lì. Solo a conoscerlo ti sentirei crescere i peli sul petto. Guarda, meglio di no, perché i capezzoli pelosi non mi paiono al top. Probabilmente tutti tre dub. Va bene, abbiamo la Russia adesso. Abbiamo la Russia. Andiamo. Birigish Russia. Mi sono rimesso tutto quanto, sì. Fa tipo Beowulf, Kyle. Barmley... No, sì, Barmley Steelworks. Acciaieria? È un'acciaieria. Famosa per la sua fornace, nonostante sia automatizzata la forma, è un must per gli operai che vengono allenati dai wrestler. Va bene. Russia. Ma guardalo che bello, madonna. Ah, ok, molto semplice.
Ma io sono morto, tra l'altro, ogni volta non me ne accorgo. Lo so, Nico, noi siamo maschi, abbiamo la maggior parte il pelo sotto, pure io sono un po' pelo sotto. Un po', magari un po'. Ma dettagli. Anche se lui effettivamente c'ha proprio. Cioè, è completamente calvo. Fuorché questa cosa qui. Cioè, lui al posto della S di Superman sul petto, c'ha il pelo. Zangief. Ma anche il suo petto c'ha il gigolo. Ma come cazzo è possibile? Quei muscoli, tu combatti, vero? Hai cesellato il tuo fisico con cura, vedo. Ma ancora qualcosa di grezzo. Che ne dici di allenarti con me? Insieme costruiremo un fisico straordinariamente ipertrofico. Ah, ma perché lui giustamente è anche un bodybuilder, molto probabilmente. La foresta amazzonica. No, effettivamente quelli sono proprio. Anche perché poi hanno dato la forma che sta sul pube. Quindi un po'. Vabbè. Intendi muscoli grossi e definiti? Ci sto. No, allenami meglio che puoi. Questo è lo spirito giusto, mi piace. I progressi che farei qui saranno oltre ogni immaginazione. Saremo. Tovarish. O Tovarisk. O come cazzo si dici? E i nostri muscoli splenderanno insieme. Dovessi finire nei guai, fammelo sapere. Ora da dove iniziamo? Ah sì, con un allenamento di base per la forza. Che bellino però. Ci mancava solo che mi urlava in faccia. Vai uomo. Urlando fortissimo. Però bello, dai. No, come cringe, poverino. Bisogna metterci sottofondo la musica Andrew Tate. No, dai. Io ci avrei messo più. Probabilmente quella di Rocky. Ecco come si fanno i video motivazionali di TikTok. Ah, sarebbe compagno. Ok, grazie, Arlok. Cioè, questo veramente. Se fosse proprio pelato del tutto e senza pelo. Potrebbe essere tranquillamente Danny Lazzarin, eh? Ah, impari in fretta, sei come una spugna di muscoli. Con la potenza che si gonfia dall'interno. Io penso tu ti stia riferendo a un cazzo. Però, vedo che non sei molto studiato. Buah, in caso avessi voglia di allenarti, sai dove trovarmi. Ok. Ora ti addestra Zangief, a disposizione lo stile, con le sue mosse. Abbiamo imparato anche la sua mossa maestro. Screw Pile Driver. Questa in realtà dovrebbe essere una mossa che esiste davvero. Che non fa così mai nella vita. Qualcuno deve fare il personaggio di Danny in questo gioco. Modellatelo. Double Lariat. O la, come cazzo si dice? Ho un metodo di allenamento che uso in segreto. Quando cammini, prova a fare due passi indietro ogni tre passi avanti. La passeggiata al parco diventa un'impresa. Perché la triplichi? Grazie. No. Il lato negativo è che ti ci vorrà un'eternità per arrivare a destinazione. Appunto. Allora, diamogli il regalo. Tu sicuramente vorrai. No, l'ho dato già a qualcun altro. Magari tutto lotta no. Che gli posso dare? No, mi sa un cacchio. La birra non credo la prenderà mai. Lui devo dargli l'orso, quello di legno, no? Masochista è il tipo. Dagli i pesi. Ah, i pesi, è vero. Vero, l'ho proprio eliminati. Non l'avevo visti. Vodaiot. Oddio, sono riuscito a rifarlo per un attimo. Sono de manubri edizione limitata. No, non ce la farò. Cosa stai dicendo? Che non conosci la loro leggenda? Fabbricati con materiali rari, questi manubri liberano la forza di chi li usa e adattano il loro peso di conseguenza. Li ho cercati per molto tempo senza successo, ma ora li ricevo come un regalo inaspettato. Ti ringrazio per la tua gentilezza, Tovarish.
o Tovarisk. E ora via allenamento. Ok. Porca madonna. Sì. Minchia, azzeccare un dono fatto bene fa sta roba. Immagino che era sì l'orso di legno, perché lui è praticamente un orso. Lui è come me. Dovete sapere, non so se l'ho raccontato, che a me mi chiamavano l'orso bastardo quando giocavo a basket. Piccola storia. Istruzioni poco chiare, sto in un manicomio. Parliamoci subito. Cosa dicono i tuoi muscoli oggi? Che sono stanchi, che vogliono riposare. E non fare quella faccia, ascoltare i tuoi muscoli ogni giorno è fondamentale per assicurarti che crescano. Nella buona e nella cattiva sorte, i tuoi muscoli sono lì per te e ti diranno sempre come si sentono a loro volta. Drizza le orecchie e ascolta. Non senti una voce? Devi comunicare per avere un tono muscolare sano e stupendo, non scordarlo mai e poi mai. Hai ricevuto l'emote Zankif corpo d'acciaio come premio per il rafforzamento delle gambe. Anche lui è uguale a Ciccio, non credo, Harlock. A me mi chiamavano l'orsetta con color... Che bello che siamo tutti degli orsacchiotti qua in mezzo. Bello, bello. Gli orsi li compri dal venditore che sta qui. Davvero? Così easy? Ma tra l'altro, infatti, tu che vendi? What can I get for you? Se non vendi la roba da wrestler... Ma porca madonna... Ma che cazzo? Stiamo facendo pizze con Rey Mysterio e Big Show. Mi vendi il cappotto? Ma Dio... Oggetti vari, grazie. La solianca, lo kroshka, la borsch, la la sashlik, la sci... Quelli sono tutti accenti che dovrebbero fare tutti mischiatici strani. La uka, che bello. Madonna, questi mi fa venire fame di piatti russi. Palov di verdure, di montone, manzo alla stroganoff. E beh, Russia, che vuoi vendere, giustamente. Immagino la scena di Gambo dove ti dicono: ascolta il tuo cuore, denuncia quei ragazzi, vivi felice nella vergogna. Ah, no, aspetta. Ma scusa, ma ti vende il suo già qua così? Quanto costa questo? C'ho qualcosa da vendere? Oh, oh. Yes. Arrivederci. Tu vendi qualcosa di figo? No. Zangief, tieni. Perché non gli posso dare... Ah, perché lui non mangia dolci in assoluto essendo un bodybuilder. Sì, sì, quando vai a comprarlo, Nico, lo vedi già col bisturi in mano. Un orso, una creatura che conoscerei ovunque. Meno male. Feroce e audace con la forza che lo contraddistingue. Gli orsi sono animali incredibili. In passato ne ho affrontato uno. Ah, quelle cicatrici sono date dall'orso, vero? E credimi, non è stata una lotta facile. Ci sono più di un paio di cicatrici sul mio corpo a testimonianza di quell'incontro. Che sei tipo... Takemura di... di Hajimeno Hippo. Mi hai aiutato a rivivere un momento toccante, Tovarish. Spasibo! Va bene. I dolci sono un altro regalo che fa più 40. Se non sbaglio è di Ryu. Ok, citazione a Street Fighter e Tekken. Che tanto un amico mi aveva detto che Street Fighter e Tekken c'avevano tipo un personaggio o qualcosa in crossover. Ma non so se è vera sta roba. Sì, ma i panda dovrebbero estinguersi, Sans. Tempo fa d'inverno mi misi a correre su di un fiume ghiacciato. L'aspra bellezza della natura è un evento meraviglioso. Eh? No, è un meraviglioso compagno di allenamento. La neve bianca e accecante a perdita d'occhio aiuta a concentrare lo spirito. Quel particolare giorno però notai qualcosa al di sotto della superficie ghiacciata. Ero curioso, quindi decisi di scoprire di che cosa si trattasse. Concentrai tutta la forza del mio corpo e così? Mi credi? Il ghiaccio si spaccò e tirai fuori un sottomarino. Questo che stiamo su... Come si chiama? Dio Madonna. Su Buggy, che c'era quello che tirava giù gli elicotteri col cazzo. Ma magari Barba Scura. Viene ferito da Kuma. Ah, è quell'orso lì. Ok, figata, Dav. Cosa secondo te è impossibile? Un pelino. Se dici che è una cosa impossibile, lo sarà. Ma mai a... No? Se dici che una cosa è impossibile, lo sarà. Mai arrendersi fin dall'inizio. Se invece ti alleni duramente, un giorno sarai in grado di farlo anche tu. Ma no! Ecco dove è finito il sottomarino, ragazzi. L'ha tirato fuori lui palesemente. That's right.
Ecco una storia che risale ai giorni, come si dice, nascenti della mia carriera. Lui mi ricorda un sacco Ultimate Muscle, non so perché. Mi esibivo nella cerchia di wrestling clandestino, usavo una maschera e mi facevo chiamare il GIF. Lì affrontai lottatori da tutto il mondo e anche molti personaggi particolari del lato oscuro della società. Imparai molto da quegli incontri. Incorporavano elementi del loro stile di lotta diventando più forte. Incorporavo. Prima mi interessava solo la forza, la vittoria, ma poi vidi dei wrestler che non si limitavano a vincere e davano spettacolo. Quasi subito mi ritrovai a cercare di diventare quel tipo di lottatore. A posteriori fu lì che si formarono i miei diari di wrestling. No, neanche Yujiro Hama, cioè tipo penso quello di colore, che mo non mi ricordo come si chiama, che diceva io mi attaccavo tipo gli elicotteri ai fianchi e li tiravo giù, ho fatto va bene. Io non ci credo, minchia, se è anche vero. Ah, più che altro, cioè veramente, ragazzi, io mi immagino tipo una catena, vroom, un cazzo di robo. Che poi GIF è come lo chiama la community, giustamente. Ho un metodo di allenamento che uso in segreto. Va bene, è quello di prima, abbiamo finito i dialoghi. Forse sì, Mr. Oliver. Perché io Buggy ho visto veramente poco. Va bene. Ma i messaggi da chi? Da Retsu. Ehi. Dopo abbiamo parlato di dolci, volevo assicurarmi che mangiassi bene. Sì, ok, non sono tuo padre. Ma comunque, vai in giro, apri quella voragine di bocca e prova tutte le delizie locali. È il cibo a fare il lottatore. Se dovessi avere del tempo libero, vai in un posto tipico, scopri la loro specialità. Meno male, questo scrive lento. Dio Cristo. Hai visto cosa ti ricaccio fuori, Nego? Con il riso mi piace la ciccia, ciccia, ciccia. Questa canzone adesso la comincerete a cantare tutti nella vostra testa. Va bene. Torniamo. Tanto ce ne manca una. Potrebbe essere JP. Forse. Andiamo qua. Torniamo qui. Harlock, questa campagna è tutta cringe. Non si salva niente. Però per carità, io apprezzo il fatto che non si stanno a prendere sul serio. È palese che se perculano pure da soli. Cioè proprio ormai stanno in pace con se stessi. Io devo ancora capire st'idea del cazzo qua, però. Cioè questa è proprio un'idea del cazzo, eh. Cioè mettermi un intero luogo dove io devo entrare per avere, non dici neanche, gestione dell'inventario, qualche roba extra, allenarti per potenziarti. No, 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 no. Tu entri qua dentro giusto per switchare da giorno a notte. Che potevi farlo dalla mappa come su Need for Speed. Penso sia un po' difficile, anche perché tecnicamente mi sa che Ultimate Muscle è vecchiotto, anche se il manga è veramente molto diverso. Ah, ok, di Buggy, pensavo di Ultimate Muscle. Seminario pericoli, lì ci sta Andor Junior III, la statua dello yoga. Ok. Va bene, ci facciamo rapidamente queste qua e poi ci andiamo a fare la principale. Andiamo prima a menare Junior III, così vedete pure un po' di combattimento, visto che sapete, stiamo a giocare a Street Fighter. Sembra un cazzo di dating sim per adesso. Pipipi. Salve. Stai calmo. Bravissimo. Ancora no, perché penso devo andare avanti in quella zona lì. Devo andare avanti di trama e mi sblocca l'altra parte. Peccato non ci vedono un cazzo il fatto, Nego. Cioè proprio che vanno in giro, tirano delle graniate fortissime. Non mi attaccate. Allora qua da qualche parte ci dovrebbe essere sto Andor. La gente direi le madone. Devi tipo switchare due o tre volte tra... Che palle, Dio Cristo. Sta cosa è proprio... penso una delle robe che mi dà più fastidio del World Tour. Fatti i cazzi tuoi! Ma poi... Ma Dio Cristo! Buonissima! La cosa che io capisco, io sono di livello 43, di quanto? 45, perché questi cacano la minchia? Cioè quello è di livello 20. Arrivederci. Non mi attaccate, per favore. Sarà qua? No, ho sbagliato via. No!
Dov'è? Dov'è quello stronzo? È lì. E come ci salgo là io? Ma posso rompere sta roba? No. Devo, forse ci sarà un'altra via. Perché tanto ho scoperto che molte mosse maestro, tipo quella de Blanca, servono per riattivare gli ingranaggi. Cioè fa dell'elettricità per riattivare i circuiti. Quindi magari c'è qualche circuito che devo attirare qua in giro. Attirare, attivare. Dai, qua c'è un cacchio, non mi attaccare, si faccia i cazzi suoi lei. Ah, forse questo qua che c'ha la lucina rossa. Può essere. No, dai, non credo. Che cazzo sta succedendo? Oh! Ho capito, vedevo sterminare tutti. Certo, fammeli spawnare dietro al culo. Oh. Oh. Sono 8. Madonna. Ah, ma perché c'hanno anche loro sti reverse. Attaccatemi, per favore. Finiti? No. L'hai finiti, Star. Abbiamo anche livellato. Allora, dov'è? Quella di Blanca, Marisa. Ah no, queste sono le emote. Forse Electric Thunder. Ecco, questa cosa qua serve per riattivare dei circuiti, dice. Io spero non sia una cazzata. E perché il fatto è che sul tetto, altrimenti come cacchio ci vai? Non parlarmi. Sto facendo uno sforzo immane per cercare di non chiudere le palpebre. Se ti serve qualcosa, torno durante il giorno. Forse da quest'altra porta, semplicemente, allora. Raga, non vedo un altro luogo per salire. Cosa sono le mosse uniche? Dovrebbe essere tipo il giavellotto di... No, il... come si chiama? Tipo il Gladius, quelle robe lì. Devi tornare di giorno... Ma sta un altro ostacolo ai piani inferiori, tipo. Cioè, praticamente io devo venire di giorno, togliere un cazzo, tornare di notte, togliere un altro cazzo e devi tornare di giorno, mi stai a dire? C'è una roba del genere. Ma che cazzo? Ma perché? Fatevi i cazzi vostra voi. Ma che palle. No, no, io pensavo fosse l'uscita. Dove mi sono andata a infilare? Salve lei, Facci i cazzi suoi. E qua. C'è Aurora che si allena in mezzo ai teppisti. Non ha paura di niente. Ma porca. Parla a quello lì. Quello, intendi, l'unico cristiano della sicurezza che ci stava. Cioè, ma questa roba però, uno, come dovrebbe capirla? Tipo Pokémon? Cioè, mi metto a parlare con tutti e tutto? Park, vuoi passare? Ehi, vai pure senza problemi, non è sicuro, ma io credo molto nella responsabilità individuale. Sposto l'audio, quindi fai un passo indietro. Ma cazzarola, ma perché ti metti di principio in mezzo ai coglioni? Ma per davvero, Dark? Ecco qua, io sono qui di guardia, ma hey, se vuoi morire è un problema tuo. Ah, giusto, ora in teoria puoi passare da qui anche di giorno. Vieni pure quando ti fa comodo, perché no? Comunque la mia produttivissima giornata di lavoro finisce qui, me ne vado. Sono serio perché, ok, evito di morire. Evita di morire. Se muori avrò solo altro lavoro da fare, non mi va. Quindi adesso mi dici che se vado su ci sarà un'altra rottura delle palle che va tolta di giorno. Hai rotto Marisa? Mi dispiace. Spero in senso buono, almeno. Sì, tecnicamente credo sia una guardia, ma sta talmente tanto
Vabbè, ho capito, ma è uno shortcut e basta. Eh sì, è uno shortcut per farti andare subito sopra. Invece quello di giorno sì, è quell'altro là che ti porta direttamente su poi. Perché di giorno dalle scale non puoi accederci. Ah no, perché questa complessità? Inutile. Vabbè, torniamo di giorno. Ah, è meglio così? Per me è meglio così, mi piace un sacco l'altro abito. Che palle, quindi andiamo qua. Ma a sto punto, invece di... Vabbè. Mia madre ha detto, facciamo due fight, così vedete. Sì. Sì. Che poi vedi, questa cosa si sarebbe potuta risolvere proprio come ho detto. Mettevi da qualche parte il pulsantone, aspetta giorno, aspetta notte, no? Lo potevi risolvere così, su Need for Speed tu potevi fermarti da una parte, quello più recente, mi pare Urban, no, non Urban, vabbè. Need for Speed potevi fermarti, faceva l'effetto e ti metteva di notte. Tanto non è che stiamo online, è scampagnata time veramente. Quindi, adesso devo andare a parlare con quell'altro. Perché lì, giustamente, è chiuso. Permesso, arrivederci, arrivederci. Cioè, che cazzo devo fare per fare pizze con uno? Però l'altro cacchio da fare, quindi, che cos'è? Qua stanno altre scale. No. È letteralmente stupido, sì. Ma proprio... Cioè, è inutile. Cioè, quella è la cosa. Non è che dici serve per qualche casino. Orca. Vabbè, almeno farmiamo un po' di XP, guardate il lato positivo. Ok, stavo dicendo, io però qua adesso che cazzibus devo fare? Tecnicamente dovrebbe essere un tizio per una quest importante. Guarda, se mi attacchi ti devasto, ti deflagro il culo, ti deflagro. Prendi la salita sbloccata dal tizio, che dovrebbe essere questa qua. Ah, perché mi porta ancora più su. Minchia, non ci avevo fatto caso. Grazie, Jork. Madonna, sono short. Ok. Quindi devo andare a parlare con quell'altro perché mo è giorno. Questa zona non è sicura, sai, perché per questo è chiusa. Ma se cerchi il brivido del rischio, allora è tutta un'altra storia. Chiudere la cosa è più un suggerimento per i cittadini per bene, diciamo. Ormai la strada fin qui l'hai fatta e so che vorrei passare a tutti i costi, ti capisco. Io odio lavorare inutilmente. Quindi senti qua, sposto l'audio così non ti intralcerà più e tu potrai andare e venire quando e come vuoi. Ci vediamo. Non ho idea. Cioè, penso, ripeto, che questo sia molto alla Pokémon. Cioè, perché io ho visto che tu parlando anche con gente a cazzo ti danno le emote, ti danno gli oggetti e così via. Quindi magari una persona molto più socievole si mette a chiacchierare con tutti quanti. Mi volete attaccare? Uso elettroshock. Ok, è entrato Papa Jones. Stai a cuccia tu. Si fai prima secondo me Dark, dici come cazzo ci accedo e trovi qualche tutorial.
Ora per combattenti ci devo donare note. Sì, perché volevo vedere se c'era qualche cassa di quelle fighe. Perché una c'è sicuramente. Fatevi i cazzi vostri. Una c'è sicuramente. E adesso qua è aperto, ovviamente. Madonna, che fastidio. Oh, no. E qui? Sì. Te prego, dimmi che torni giù. Sì, sta tornando, ragazzi, la vedete? Porca madonna. Ciao, ciao con la manina. Allora, qua ci dovrebbe essere la cassa, esatto. Pepita d'oro. Ok. No, dai, no, riappare. Ok, meno male. Ci suicidiamo brutalmente qui. Passa però! Non fare le finte! Passa! Chi era che qualche live tipo all'inizio aveva detto adesso la cosa da fare è lanciarsi da un palazzo? Minchia raga! Dei 5 metri? Ce l'abbiamo fatta, forse era Lollo? Non mi ricordo chi l'aveva detto. E io stanotte, ragazzi, sbloccherò il diabete. Ma che cosa faccio pure io? Mi sto rincoglionì. Ne vieni al 100, consiglio al 10. Allora stai a metà dello stile. Ma in realtà una volta poi che lo porti al massimo, penso che gli altri si velocizzano anche un sacco. Ah, già l'ho presa quella, ok. Vi ricordo, ragazzuoli, chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni. Quella non voleva campare. Che poi penso sia proprio la tipologia di nemico quella, non è che è tanto per il livello, è perché si chiama grintosa. Cioè c'ha proprio quella roba sbloccata. C'è un micio, madonna, posso coccolarti? No. Arrivederci. Che tanto ho scoperto che su Diablo 4 potete coccolare i cani. Se vicini ai cani fate il saluto, lo petta. Per dire. No. Una putta! Devo andare io all'attacco. Una cuccia. Va bene. Buonanotte, Liquid. Grazie per essere stato con noi, bello. Dormi bene. Quanti siete? Vabbè, quello si è infilato nell'animazione. Ma stai a cuccia. Oh, pensavo di averti preso. La gang degli scatoloni dell'IKEA. Domanda, qualcuno ha idee del regalo da fare a Chun-Li? Perfetto per lei? E dove si compra? Probabilmente ce l'ho io, perché penso sia sicuramente un dolce. Ne so abbastanza sicuro. E dovrebbe essere... Dov'è? Tipo questo, forse. Il dolce tradizionale. Però non lo so. Perché semplicemente perché mi hai detto che a lei piacciono i dolci. Salve. Che ha detto? Ora, oh, ti conosco. Sei l'artista marziale che si pompa sempre per diventare un grattacielo di muscoli. Questa città appartiene a noi, la famiglia Andor. Quindi se vuoi essere qualcuno da queste parti, devi per forza presentarti... Ma secondo me è sempre lo stesso. Non lo so, l'ho trovato a... Mi sa che anzi, forse me l'ha dato qualcuno di qualche quest. Me l'ha dato, mi sa, proprio a inizio live, Retsu in India. Me sa. Buonanotte, Dav. Grazie per essere stato con noi, bello. Buon fine settimana anche a te. Ci vediamo lunedì. You what? Io mi chiamo Andor Junior e sono il più feroce di tutti. Round one. Fight.
Invasione di campo. Che cazzo su... Che cosa vuol... Che cos'è que... No! Attua la palla! Ma che cazzo stiamo a giocare? A patata bollente! Porca puttana! Che figata sta cosa in realtà! Ah, che bello! Ma perché c'ho Luke come maestro che mi vuole dare una mano? Ah... Minchia, è duretto però lui, eh. Mo non so, non mi ha colpito tipo... Ah, no, ok. Ma quanto mi fa di male? Fa vedere. Porca puttana, lui a me in realtà mi fa un botto. Ho sbagliato tasto. Andatene a fanco... Madonna. Porca! No, dai, ho perso come un rincoglionito per quella palla di merda. Ah, vaffanculo. Ah, sfondi pure sta roba. Ma vaffa... Ma sì, ho capito. A 7 km mi ha spostato. Comunque sì, mi sa che lo metterò il comando per la concentrazione. Eppa. No, bravo, va bene. Sì, ho capito però. Io ho capito però. Cioè, i danni, Dio Madonna. Non quelli che prendo io, perché quelli che prendo io sono onesti. È lui che prende un cazzo e tieni duro. Porca puttana. Porca Eva. Dai, sono stupido. Piano. Devo affrontarlo così veramente. In realtà tecnicamente ho sbloccato pure l'ulti definitiva di Marisa, ma non la posso mettere perché mi serve l'alto skill tree. Sono morto. E invece. Ah, se stai per terra però no, eh. No. Porca puttana. Ah. Vabbè. Riproviamoci. Ah. Sto messo male, sì, Arlok. Porca troia. Vuoi metterla in mezzo al campo? Mettiamola.
Porca. No, ma doveva sbattere al muro. Perché non ha sbattuto al muro? Quando fa la carica la E dice che io il più con gli attacchi. Ah, è vero, perché quel bianco io penso sempre che sia l'imparabile. Invece no, è perché può essere buttato in break. Ok. Sta cosa è vero, me la dimentico che c'è qua nel World... Dove è finita la palla? Che c'è nel World Tour. Volevo avvicinarmi con il drive, ma non sono ancora in grado di gestirmeli bene. Perché ogni tanto lo lancio così, inteso? Che mi sono perso. Ah, la palla. Perché mi sa che la palla in realtà interagisce con qualsiasi roba. Cioè, con qualsiasi attacco o toccatine. Ah! Questa è una mossa di Marisa che serve per counterare gli attacchi in salto. Ah, beh, è vero che devo fare... No! È la fine. Sì, ho capito, zio. Cazzarola della vita, però. Ma tra l'altro c'aveva 25.000 HP pure. Cioè, non solo gli facevo un cazzo, c'aveva pure tutta quella vita. Vai a cagare. Ma gratua, insomma. Ce l'hai fatta a battermi. È la forza pure di una patata. Beh, che vuol dire di una patata? Ho letto male? Ma che cazzo vuol dire di una patata? Beh, ha avuto successo nella mia approvazione, quella dell'Andor Junior più importante di tutti. Non lo leggerò. Ah, ma comunque ci stanno certi scontri, madonna mia, fighi, eh. Perché so fighi che ti devi gestire la palla che ogni tanto esplode, Però porca puttana. Porca puttana. Ah no, di qua non è. Allora, visto che abbiamo fatto, andiamo a menare anche... Sì, sono una donisuola. Sono un donnone. Dov'era quell'altro? Era lì in alto. Per quanto non possa sembrare. Ecco, questi sono i tizi che girano nudi di notte. Con i rasta, tra l'altro. Chissà se ci sarà un torneo ufficiale dove puoi affrontare tutti i tuoi maestri. Quella sarebbe una figata, ma penso magari che sarà il clash finale. Il clash finale. Eccolo qua. Ma questo invece sta in mezzo alla strada. Quell'altro neanche fosse veramente the boss. Nascosto in quel modo. T-shirt di Agar. Pressure time. Usa un oggetto con un effetto negativo. Yeah. Buha. Oh, ti conosco, ti... È già? Salita alla frenesia della lotta. Questa città appartiene a noi, la famiglia Andor. Qui... Quindi se vuoi essere qualcuno, va bene. Io mi chiamo Andor Junior, sono il più abile di tutti. Ah, ma perché sarebbe che questa seconda frase che ti dice indica che come cazzo combatte? Perché lui sarà veloce come una merda. Quell'altro era tankerino e così via. Questo è hard, è duro? Che sarà veloce. Salti parecchio, noto, eh. Sono Marisa.
Sono un counter aereo. E tra l'altro c'ho anche una mossa di cammi. Me la sono appena ricordata, ragazzi. C'ho una mossa di cammi. È vero. Arcatraia. Salve. Cosa vorresti fare? Salti? No? Peccato. Quella era una presa. Ti dovrei prendere comunque, invece un ca... Ah! Gli sono andato proprio in bocca alla presa. Dato questa mossa di cammi è molto buona per far startare delle combo. Uppa! Ah, pensavo fossi scoperto. No, no, oh! Porca puttana! Oh. Porca troia. Quanti HP c'hai? Pure 24.000, eh? Ormai boss di Elden Ring. Questa è una mossa che in realtà fanno anche un sacco di giocatori, ovvero vi saltano alle spalle, fanno una proprio perfetti, si girano e vi fanno la presa. È una cosa veramente che tocca masterare, perché è molto figa. Ok. Fai la presa, stronzo. Devo ancora gestirmelo bene il drive-in. Perché il drive-in sembra il McDonald's ormai. Però ancora non so bene quanta è la mia gittata. Io devo capire sta rotolata di merda che c'hanno molti. Io devo capirla, perché è proprio... Cioè, neanche Kung Fu Panda. Minchia, giavellotto di Marisa ha così poco. Il giavellotto di Marisa ha così poco. Ma che cazzo. Gra. Fa la pecora, non credo. Ce l'hai fatta a battermi, hai la forza bruta di un coccodrillo. Beh, ha avuto successo la mia provazione, quella dell'Andor Junior, più talentoso di tutti. Quando il gioco... ci sono troppi nemici, il gioco va a rallentatore? Inteso? Cioè, il frame rate muore. Va bene, una volta battuti tutti... Ma tanto i più potenti combattenti sta solo al 33%? What? Io ormai non so gestire la mappa. Andiamo dalla statuetta di yoga. Andando avanti ne sblocchi... ok. Amiche, ma quindi siamo ancora molto early on nella Dragon SD. È proprio che rallenta. Forse lo fanno perché magari ci sta troppo bordello e se no sarebbe uno stupro di roba. Sono tipo una trentina, però figata questa roba. Perché sono molto molto belli, a parte quei due che ho trovato che sono delle bestie di Satana. Cioè tutti quelli a Naishal sono delle bestie. Anik, ciao! Desideri diventare for... Oh, sei tu l'acquirente dell'altro giorno, fammi azzeccare. Io se guardo dentro le tue tasche ce n'hai 20 di queste cose, beh? Non si accettano rimborsi. Ma io tanto stavo a parlare. Poi... Ah beh, è vero che quelli che hanno lo stile d'Alsim diventano veramente rubber. Ah, ma tra l'altro io è vero che non... Io sta cosa mi dà un cazzo di fastidio. Cioè io capisco che ci stanno gli oggetti, ma quando esco da un fight, curami, perché non curarmi? Cioè, ok, li uso in combattimento, va bene, esistono, ma almeno quando esco curami. Perché esiste il cibo in giro e tutto quanto, però madonna. Eh? Si è teletrasportato?
Ma l'altro Pablo di che livello è? 30. Tanto Dalsim non l'ho mai incontrato in Ranked. Eccoci qua. Vabbè, Star, io sto prendendo solo i power up fisici e sto al 46. Hai ragione, la statua è una cianfrusaglia inutile che ho comprato qui vicino per due soldi. Dovevo menargli per fargli questa cosa. Non stavo mettendo del tutto, però la statua contiene davvero il potere dello yoga, almeno per gli altri lo faccio. Io faccio schifo in questo genere di cose. Oh, e tutte quelle storie sul potere magnifico dello yoga, tutte vere. Il mio maestro in India era un uomo di nome Dalsim. È l'incarnazione dello yoga, una manifestazione terrena del dio del fuoco Agni. Sì. O Agni, in realtà, visto che è quello lì. Anche se non riuscivo più ad allenarmi, lui ha continuato a incoraggiarmi. Eppure sono fuggito e sono diventato un truffatore. Ora non oso neanche farmi vedere davanti a lui. Non rimedierò certo i miei errori, ma voglio darti questo biglietto per l'India. Perché non vai a fare visita? Dovresti vedere chi pratica davvero lo yoga, non è un mercante imbroglione come me. Ah, ok. È il personaggio più difficile da usare, Dalsim? Davvero? Vabbè, quindi abbiamo sbloccato anche... Ah no, io pensavo fosse... forse nei Shal. Invece no, è proprio in India. Tempio tranquillo in onore di una divinità elefante. I monaci ci studiano lo yoga. Qui gli elefanti sono sacri e hanno un ruolo cruciale. Andiamo. Sì. Paradossalmente sì, ma era abbastanza palese. Madonna. Yoga. No, frutto del mare. Sbaglio? Quello non è yoga. Quelli sono superpoteri. Non credo che fare yoga ti faccia allungare il braccio di 10 metri. Elefante tante psichico da guerra. Quanto pare ci stava per caricare. Body. Esegui trade, scambio di colpi. Esegui una combo che infligga almeno 5.000 di danno con lo stile di Dazi. Vabbè. Tu invece che cosa vendi di intrigante qua? What can I get for you? Siamo in India. Me ne frega un cavolo, cioè, di... Acquista. Allora, masala di pesce, pollo piccante, corma di pollo, dal curry e canna masala. Che belli, sei. Mangiati un canna masala, vai. Take care. Chi se si allunga proprio tutto? Probabilmente sì, ma visto che è tipo Monaco de non so che cocchia, non so se fa le cose. Attenzione, prima volta che vende uno schifo, però che è uno schifo. Raga, ma questi sono... Questi sono una cheat. Cioè, sono palesemente i guanti di Kratos. O no? A parte che sono sgravati. Catene dell'iniziato. Il bro vende l'armatura di Andromeda. Ma sono sgravati perché ti aumentano il danno dei pugni, calci, prese e mosse uniche. Ma che cazzo vuol dire? Ah, ma sono un accessorio, ok, perché non li puoi potenziare almeno. Porca troia. La prima volta che vende qualcosa di interessante, ragazzi. Incredibile. Non ho capito di God of War in India.
può darsi. Hai smarrito la strada? In questo luogo ognuno scopre cuore la sua strada. Affronta il tuo io con calma e serenità. Figa. Oh, lo sguardo dei tuoi occhi. Sei qui alla ricerca di qualcosa o forse cerchi me? Se sei qui per i miei insegnamenti, non ti manderò via. Allora, ti vuoi allenare con me? Proprio così? Capisco, partiremo dal portamento... Madonna, non c'ho paura di vedere la cazzina, raga. C'è scrocchia Oga. Me la prende, me la allunga tutta. Io lo so che ce la distrugge. Dopo li metto perché voglio cambiargli i colori. Diciamo che arancione acceso non mi pareva il top. Hai in mente il trofeo che ti dà quando entri in Battle Club? Sono solo 9.2%. Cioè, non ha mai giocato... Più che la storia... Perché il Battle Lab in realtà sarebbe da dove tu puoi giocare, sia con il tuo PG, a quelli vecchi, fare le competitive, diciamo appunto è il canale social, la gente invece va proprio sparata di roba diretta del, come si chiama, del Fighting Ground. Peccato, ma anche perché è carina la storia, cioè è un po' un dito in culo, però è carina. Capisco, partiremo dal portamento, iniziamo. Buonasera Arion, come stai, bella? Benvenuta. There is no need to rush. Listen to what your body needs. Ok, è stata più calma di quello che mi aspettavo, perché è bello, cominceremo dal portamento, dalle basi, procede a spezzarsi le gambe in più punti per poi teletrasportarsi, e ho fatto questa che è la lezione per principianti, minchia, immaginiamo quelle avanti, ascendere a divinità. Comunque il nostro personaggio è uguale, solo che io ho le gambe più grosse, i capelli bianchi, io a Kai abbiamo fatto due gemelline. Se rimani incastrato in quel modo chiamano direttamente il... Ma il bello che... Il fatto è che poi Yoga si è messo a mettere le gambe dietro la testa. Ma non è quella la mossa, è che lui ce l'ha fatta di pongo. Cioè lui ha fatto verso il dietro, non ha fatto quello che fa una persona normale. Sono la tua gemella cattiva. Il bro ha una cattedra a Hogwarts. Ma porca puttana. Poi procede così con nonchalance a teletrasportarsi. Essere un maestro di arti eccezionali non ti rende superiore agli altri. Ricorda sempre, il tuo posto è in questo mondo. Come premio per essere studenti Dalsi, le nuove opzioni di personalizzazione dell'avatar. Yoga Fire. Ma va bene. Yoga Fire, un Pokémon. Palese tecnica di Bologna in mezzo ai ravioli. Sì, ai ravioli. Ai tortellini. Yoga Teleport. Yoga Teleport indietro. Aerial Yoga Teleport. Aerial Yoga Teleport all'indietro. Ma poi guardalo che è un non morto di Dark Souls. È per me. Allora, che cosa potrebbe piacere a Dalsin? Un libro di cucina? Oppure le carte da gioco antiche? Potrebbero interessargli? Perché non saprei a chi darle agli altri. Il curry. Ah, perché è quell'ultra piccante. Dici. Però questo è super delicato, quindi non va bene. Il libro di cucina è per Marisa. Ma lo sai che potrebbe essere? Perché a lei gli piace mangiare, però non so se gli piace cucinare. Palesemente sotto le mutande ha un'asta di ferro. Dici, è un pupazzetto che lo muovono. Chiave inglese per sistemare...
Gli mettiamo i chiodi per farlo meglio. Beh, non gli diamo niente. Quel carry sì. Cioè, gli piace quello delicato, serio? What? Oh. Ho dato qualcosa a cazzo. You have my appreciation. Cosa gli ho dato? Mi sa la rivista per i muscoli. No, gli ho dato qualcos'altro che non ho idea dov'è. Is this... Quale razza di... Carry super delicato. Ma vabbè, stai sborando. E è asceso. Stava scendendo. Un carry delicato. Suppongo che in qualsiasi forma il carry rimanga sempre carry. Il Kim mi lascia una sola opzione. Assaggiarlo. Puoi scusarmi un attimo gentilmente? Non si romperà mai le gambe. Marisa, l'accento italiano è solo da sentire. Sì, ma diciamo che inizialmente quando la senti, Marisa, ti sembra quasi russa. Invece poi fanno proprio l'accento, quello che fanno anche in Assassin's Creed 2. Cioè, diciamo che le prime volte in realtà sembra molto, molto, molto di più sul russo. Però poi piano piano che la senti, dice, ah, ok. Cioè, c'ha proprio quei due, tre accenti nei posti giusti fighi. È proprio un altro miracolo dello yoga. Basta! No! Questo non è yoga! Ti ringrazio per il dono. Vabbè. Dalsin. C'ho altro carry. Ma fai sempre la stessa cosa? Sì, va bene. Ma perché in realtà se tu ci parli con lei, parli bene con Marisa, scopri che in realtà tipo è anche mezza greca. Cioè è mezza italiana e mezza greca. Infatti, yoga, sì, nel dubbio questo dice sempre yoga, vabbè, yoga. Sempre di più. Perché infatti la lotta greco-romana, il pancrazio, tutte quelle robe, erano di quelle zone là. Infatti la gente un po' si è lamentata perché ha detto a sto punto potevano farla greca, però secondo me non è tanto che lo stile si rifà sulla nazionalità, è che volevano fare un personaggio di una determinata nazionalità e basta. Nella notte senza armi ci sono metodi duttili e inflessibili, tipo le tue ossa. Io naturalmente preferisco i primi, ma chi pratica tecniche inflessibili è ormai ovunque. Combattenti come Zangief e Honda sono inflessibili, faresti bene a far loro visita e seguire i loro insegnamenti. Sia i metodi duttili sia i metodi inflessibili sono forti a loro modo, ma solo perché vengono esercitati da cuori intrepidi. Trova altri maestri e sperimenta di persona la loro forza. Vabbè. Io direi in realtà di andarci a fare un po' di trama. Come fai a diventare una divinità? Yoga. Sempre nel dubbio. Andiamoci a fare un po' di trama. Abbiamo sbloccato tutti i luoghi. Dobbiamo andare a qui. No, mi sa che dobbiamo andare di notte, però non lo so, dobbiamo vediamo. Ma infatti è bellissimo anche chiacchierare con tutti i personaggi, portarci avanti i rapporti, perché ti dicono un sacco di retroscena, di robe loro. Ti fanno vedere anche delle art che sono veramente fighe. E leggi i trofei di sto gioco? Dopo li leggiamo. Ho paura. Ci sarà sicuramente. Fai una combo da 999 come minimo. Signorina! Perché devo parlare con Lao Tang? Cielo, grazie di essere qui. Di cosa volevi parlare? Beh, pare che Li Fen sia scomparsa. Ho nulla per cui agitarsi troppo. Fa sempre così, prende e scappa da qualche parte. La cosa strana è che non si è portata nessuno dei suoi trabiccoli portateli stavolta. Non hai idea di dove possa essere, vero? Ti andrebbe di cercarli in qualità di collega apprendista di Chun-Li? Beh. Ma non mi dice niente, non è così profondo. Tra l'altro, infatti, però devo metterli perché sono fighi. Li metto al posto di questi? O al posto di questi? 4,98 e 4,63. Dipende se voglio andare... No, voglio andare più sulle mosse uniche. Posso dirti una cosa sugli fan? Dimmi tutto, finché non è spoiler di trama, per quanto sia. Ma come ti metti in stance da... No, stranamente normale, ma aspettavo ti spezzassi le braccia. Madonna, che bello come si mettono in tutte le varie stanze. Ma io tra l'altro ho fatto pure un livello, beh. C'ho 6 punti, ma quando è che si sblocca l'ultimo slot per le ulti? Perché io c'ho l'ulti di Marisa e voglio vedere come la fa Oga.
Fa ottenere pezzi scontati, riduce danno subito dai nemici al di fuori degli scontri. Vabbè, questo sti cacchio, eh. Prima abilità passiva. Va bene. Ciulì ti racconta che Lifena era una bambina che era stata messa dai genitori in educazione criminale. Ciulì la sapeva da... Sì, quella ci ho chiacchierato, l'ho fatto quel dialogo. Che l'ha addestrata fin da piccolina, bellina. Kuilan. Ti stai chiedendo dove è scappata Lifei? Di solito è qui a smanettonare su col computer e mangiare dim sum. Negli ultimi tempi ho ordinato una vagonata di Xiaobing da quel Bao Bao bro. Vabbè, ma perché ti dovrebbero far venire il dubbio delle realtà è stata picchiata dal Bao Bao bro perché magna troppo? Ah, cioè per loro di... Ma secondo me in realtà potrebbe essere più che è stata magari rapita per via della memory card. Però potrebbe essere scappata. Ce l'ho, l'ho equipaggiati, Sans. Non li metto visibili perché sono arancioni, sono un cazzotto sui denti esteticamente. Lifen, ora che me ne parli, da un po' che non la vedo al ristorante, ma ci arrivano comunque i suoi ordini Xiaobing doppia carne. Lifen è l'unica a ordinarli. Bao Bao Bro si occupa delle consegne, forse potresti cercare di beccarle e chiedere a lui. What is it? Wulong, ecco qua, subito, i Perry. Dove fare consegne Bao Bao Bro di solito? Ultimamente sono aumentate le richieste a notte fonda nel quartiere finanziario a est. Lo dovrei sicuramente in quella zona di no. Lo racconta? Lei prima delle arti marziali le chiuse schiva. Ma magari... Ma può essere? Cioè, magari io, come al solito, c'ho Kojima che mi entra in testa e mi dice ok, l'hanno rapita. Ma in realtà se sta a fare i cazzi suoi. Cioè, per quanto noi sappiamo, magari si è fatta la nottata su Diablo 4. Si possono cambiare i colori? Sì, basta che vai il... Però infatti fammi vedere... Ecco altra info su Bosch. Dove aver rubato. Dopo aver rubato i soldi alla Mad Gear, ha preso un aereo per l'Inghilterra. Grazie qua, grazie al cazzo. Voleva riunirsi con dei membri della resistenza di Neshal, ma è stato trovato da un assassino. Una sigla di nome Yuri. Yuri. Una veterana che accetta incarichi in tutto il mondo. Ed è stato lì che Bosch ha fatto casino ed è caduto tra le loro grinfie. Cosa lo sapevi già? Sì. C'eri anche tu? Sì. Beh, mi ha rubato la scena, ma scommetto che non sai cosa gli è successo dopo. È stato soffocato dai piedi di Yuri? Neanch'io, ma cascasse il mondo lo scoprirò. Ti scrivo più avanti. Quindi essenzialmente noi abbiamo fatto il lavoro a gratis per adesso. Magari hai litigato con Chun-Li per il fatto del lagging ed è scappata. Può essere. È ribellina. Adesso la prendiamo a sculacciate. Bao Bao bro, dove cazzo sei? Dove scappi? Pezzo di merda! Vieni qua! Porco! Chi si è spaventato davvero? Ok. 7777 miglia. Sconfiggi con almeno il 77% di vita. Ci devi parlare, Dio Cree. Ah no, devo per forza menagli, ok. Oddio, c'è vero che tu c'hai lo stile dell'ubriacone. Vai. Vai, fai l'ubriacone. Come è successo questo? Buono. Che tanto dopo voglio provare anche una roba. Ma infatti non lo so, ogni tanto forse perché magari fanno multi hit oppure loro c'hanno qualche cosa tipo armor breaker, magari esiste. Puttana di ste prese. Stai giù, merda. Ma perché deve sempre morire? Ma tanto c'hai una... Vabbè, non... c'ha una cosa in faccia che assomiglia... Che cos'è quella vagina? Ma perché, Dio Cristo? Ciao, Bing, doppia carne? Oh sì, c'è questa ragazza che li ordina tutto il tempo. Ho consegnato un ordine simile poco fa. Ora che ci penso, è arrivato di notte e la destinazione è l'ufficio di questo sfascia carrozze nella zona ovest della città sull'oceano. Vuoi questo costume così da poterti infiltrare? Ti avviso, fa sudare tantissimo, ma se ti va di farti una bella sauna salata, ho una testa extra per te.
Va bene. Quella mossa lì che cade e si rialza. Se in versione overdrive invincibile. È lo stesso per le mosse come lo Shoryuken. Ah, ok, diventano proprio invulnerabili a tutto quanto. Giappone, sto leggendo. Ma io non me lo voglio mettere. No. No. Me lo devo mettere, vero? Ma solo la testa, forse, dai. Ah, già l'hai equipaggiata proprio. Alla nostra, Neko. È un pesce? Che cosa è un pesce? Chi? Il tizio. Dovrebbe essere un bao. In teoria. Che sono tipo sti paninetti pieni di carne o di roba, Let's go. Ah no, aspetta. Volevo vedere una cosa, stava a dire. Perché ho scoperto come si fanno le emote. A noi all'oggetto schifoso. No, non le, mi sa che il personaggio non le può fare. E invece sì. Questa è quella di Marisa. Sì, ok, c'hai le emote di Marisa. Oh. Però peccato che non c'ha le linee di dialogo. Perché qua Marisa farebbe, dai, ti permetto di darmi il primo colpo. Ok. Volevo, però ce l'abbiamo. Peccato che non puoi annullarle. Perché sono fatte proprio apposta che se tu sei uno stronzo, ti devono punire. Pesca non pe... Ah, ok. Ho letto male, mi sa. Non lo so, ma infatti ogni tanto mi sbuca Luke a cazzo. Ma magari ci devo parlare o c'è da qualche parte che devo selezionarlo. Dai, ti do il primo tiro di pugno. E poi vieni shottato. E tu sei Bao Bao Bro. Non mi vedi. Un'altra consegna e non ti intaccerò. Il lavoro è il lavoro. Grazie. Non ricordo di aver fatto un ordine. Perché cazzo sei nel covo della Mad Gear, tu? Guarda quanto è contenta Oga. Ah, dici che te li... Giustamente perché magari non sono sempre disponibili, ok. Ah! Ah, wow, quindi sei qui per salvarmi, eh? Senti, voglio chiarire subito una cosa. Sto benissimo, davvero. Dei depisti della Mad Gear mi hanno portato qui e senti qua. Pare siano interessati anche loro al contenuto di quel... Zia, ti hanno rapito! Zia, ti hanno rapito! Non è che perché sono dei rincoglioniti che non ti toccano come neanche veramente con un dito, perché giustamente c'hai lo stile di Chun-Li, gli fai una raffica dei cazzotti, dei calci sui denti. Le loro possibilità di riuscire a decrittarla senza di me sono tipo zero, quindi... Oga, ti sta per dire gli è una pizza educativa. E poi sai, ormai sono abituata ai rapimenti. Ah, questo per colle... Raga, ma c'ho l'apocalisse dietro. Me ne sono accorto dalla preview della cam. Sta per arrivare l'apocalisse. Sta per arrivare Satana, raga. Sta facendo dei tuoni fuori, delle rombate. Zia, ti hanno rapito. Se poi prendono quella roba ti menano. Zia, sveglia. Zia, questa è proprio sindrome di Stoccolma. Allora, speriamo non crashi la live. Vuole sabotarci la live Zeus. Semplicemente oppure non la vedono, sì, perché sono dei rincoglioniti. Comunque, filiamocela. Ma gli tiri una pizza! Ecco, e io che ero tutta carica pensando, wow, Xiao Bing a sorpresa. Ma dirla tutta, sapere che tu mi hai caricato ancora di più. In realtà mi hanno già rapita in passato. La prima volta che ho visto Gigi e quando è venuto a salvarmi. Sì. I quattro cavalieri ci sono. Baglionetta ha evocato un demone, un arcidemone. Ma perché, raga, io non me ne... Io con queste non sento un cazzo fuori, eh. Tranne quel fulmine. Ho guardato di qua, ho visto dietro di me Cristo. Ho visto bianco. Ho fatto... Ok. Sono morto. Ah! Stop right there, be brave. Yo, what the hell?
So, you're here to play hero and save the girl. Don't you worry, my friend. Hospitality is our specialty. Tu lo sai che io potevo morire se mi schiacciavi con quella roba, Gotta have an appetizer before the main entree, yeah. Va bene. Benvenuto, Umbreon. Come stai, bello? Sì, gli fa tipo cappello magico, Nego. Guardala come spamma. Si chiama Scutum. Non mi tocca Li Fan. Io veramente invece Thresher non lo conosco per niente, Jorak. Ma zero proprio. Metal Gear, davvero? Buonanotte Sans, grazie per essere stato con noi. Dopo ti faccio un piccolo tutorial, Star, perché è molto figo lo Scutum. Ah, quante? Perché puoi sia mantenerlo. Vedi, io posso mantenerlo per fare questa cosa e quando paro mi fa un colpo. Oh. Ma stai zitto, perché tu poi richiami minion, essenzialmente. Ok. No, no, io adesso Oga caccia fuori lo strappone, Nego, non ti preoccupare. Dammi un attimo. Dammi un attimo. Cazzo, m'ha spostato. M'hai spostato, pezzo di merda. Oh. Affanculo. Ho preso degli occhiali da sole orribili. Mamma, ah, sono gli occhiali suoi. Ma scusa, ma si metteva gli occhiali da donna? Non giudico. If I took this kid hostage, I could twist your arm into doing another job for me. I was wrong about you, though. You're good. All right. I'll meet up with you later, okay? Fuori sta piovendo come l'inferno. You're pretty good. Ah, hai preso direttamente dal Final Fantasy. Ok. Che però è un gioco a parte o è sempre Street Fighter? Si vede che si sentiva donna. Fatelo dire, Lice, sei molto più potente ora. Più o meno. Sei tu che sei una merda. Mi farebbe comodo avere altre due o tre brande come te dalla mia parte. La Mad Gear avrebbe in pugno la città proprio come ai vecchi tempi. Te lo immagini? Io sì, e come? Ci mancava soltanto Star il... il gesto. Ci mancavano gli effetti, Harlock. Gli effetti sonori. Ehi, basta con quella faccia incacchiata. Ti scoppia la vena. È solo il mio istinto a dirmelo, ma credimi, tornerai. Quello che cerchiamo io e te non è poi così diverso, sai. Scazzi tua.
E c'è Oga con lo strappone, nego. Fa parte dell'universo di Street Fighter, ma è un beat'em up degli anni 90. Ok, cioè è sempre quell'universo, ma un gioco tra virgolettoni separato. Ok, ma qua dentro di notte c'è qualcos'altro che posso controllare. Che posso... sì. Pepita di Madonna. Che schifo. Basta. È bello che comunque Li Fen se n'è andata come se non fosse stata rapita, eh. È incredibile. È incredibile. Deduco che devo tornare di giorno, eh. Perché no? E tu? Yo. Porca miseria, sono riuscito a filmare tutto, non ci credo. Un salvataggio del genere è una scena che si vede tutti i giorni nella vita vera, te lo dico io. Cioè, cavolo, sembravi un supereroe. Da un po' che non posto roba così clamorosa sul canale. Allora il titolo del video di oggi è La Mad Gear le prende di brutto. Alla prossima, furfanti. Perché non posso viaggiare al momento? E camminiamo come degli stronzi. Perché dovevo ricevere un messaggio, vaffanculo. Ma sì, ma tra l'altro uno dei suoi potenziati, Star, magari. Uno dei potenziati. Come dire, vabbè, io potevo scappare quando volevo, anche senza idee. Ed è per questo che gli dovessi menargli. Allora. Tutto ok, lì ci sono riuscito a tornare a Chinatown. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per avermi salvata. Fai un salto a trovarmi un giorno di giorno, ok? Ti dirò quello che ho scoperto. A prestissimo, sempre col Bao Bao. E Cody, protagonista di Final Fight. Ok. Sempre bello con tutti questo retroscena che magari per chi non se ne intende un cacchio è il nulla. Però per chi magari sta molto infischiato nella lore, per quanto si voglia dire, è molta roba figa. Io non so bere. Porca puttana. Dato fuori sta facendo una... un diluvio. Spero non si senta. Torniamo a Chinatown. Se adesso arriviamo e c'è Chun Li che la sta sculacciando, godo. Non perché sono un masochista, non solo per quello. Ma perché se lo merita. Come sto sassi con l'acqua, Bailice. Io non so perché sono così rincoglionito. Calze lunghe bordate. Leech. Sai, è strano. Ogni tanto mi trovo a pensare che sia la cosa più ovvia del mondo, ma al tuo arrivo qui... Volevi solo parlare con Gigi della natura della forza. Iniziare in modo così semplice e ti dovevi a fare un sacco di cose differenti. Puntini, puntini. Secondo il pensiero orientale direi che c'è lo zampino nel destino. Siamo tutti collegati in un modo o nell'altro. E se dovessi tirare a indovinare direi che il fato ha molto altro in serbo per noi. Detto ciò. È strano pensare che tutte le strade si incrocino proprio qui. Puntini, puntini. Sì, decrittando quella memory card mi sono ritrovato ad arrivare un diamante. Mai sentito parlare della Shandalu? Era un'organizzazione criminale malvagia a cui Gigi ha dato la caccia per tutta la vita, praticamente. L'ho aiutata anch'io e insieme eravamo riusciti a eliminarla finalmente, o almeno così pensavamo. Pare che ci siano dei superstiti della Shandalu e stanno sicuramente architettando qualcosa. Ci sono loro dietro all'incidente, nascosti nell'ombra. Perché è sempre la Shandalu a fare queste cose? Mi hanno anche rapita quando ero piccola. Gli scherzi del fatto. Che belle le espressioni che sta facendo, comunque. Comunque, la storia è tutta... Sta qui più o meno. Ma questa carta la decifrerò fino all'ultima virgola, Lecce. Continuerò a darmi da fare e ti farò sapere se trovo qualcosa. Sta cadendo l'apocalisse. Ah, ok, ha risposto il nostro caro Star. Va bene, però non ti ha sculacciato. È Dalton che sta facendo yoga, sì. Ecco perché non lo dice a Chun Li, perché lei dice ci ho rischiato di morire, ho deciso di uscire dal mondo. Sì, dice magari non vuole farla preoccupare, non vuole che ritorni in mezzo a quella roba. No, 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 peccato perché sta piovendo proprio di qua, Nico. Proprio di qua. Che ti posso regalare a te? Proviamo... Vai. No, lei non accetta il dolce, ma forse perché già gliel'ho regalato.
Modalità sono esterno off. Modalità calore aumentato. Perché qua adesso diventa un frigo, un forno. Cioè lui non ci vuole averci nulla a che fare con la gaming. Sì, dico appunto. Cioè non vuole che ci si... che ci si mischia in mezzo a quella roba. Va bene, ma quindi... dagli la rivista di cucina, ma perché è una donna o perché è interessante? Cioè gli interessa, Nico? Domanda. Onesta, eh? Sì, sì, onesta nella tua risposta, per favore. Sto attendendo. Perché gli piace cucinare, sei sicura? Diamogli il libro di cucina. Grazie davvero, sono sicura che l'hai scelto con grande cura. È molto gentile da parte tua. Più due, non gli piace cucinare, mi sa. Però vabbè, ci abbiamo provato, ragazzi. ci abbiamo provato. Per sapere di più su Bosch, se te la sentissi, io cercherei i suoi alleati a Neishal, in particolare dei membri dell'esistenza Neishal. Ti sto inviando un'immagine di Kalima, dovrebbe essere la leader. Direi che trovarla è un buon punto di partenza. Va bene. Chiave inglese per sculacciare, li Fendish, ovviamente. Andiamo a Neishal. Che tanto pure i biglietti, vedete, ne danno così tanti che secondo me anche... è bello, magari lo mettono proprio come dettaglio del devi avere il biglietto, no? Però poi diventano futili perché te li droppa chiunque. Lei è come Marisa, gli piace mangiare, bravo. Donna, ancora me la ricordo quell'art di Marisa che mangia tanta roba, che cucciolona. Buonanotte, Harlock, buon fine settimana, ci vediamo lunedì. Hey, that kid is nothing but a dirty little pickpocket. He's lying. I would never do such a thing. You are? Shut your mouth, brat. Let's go. You dumb kid. Shit. Però possiamo dire che Oga si sposa veramente di Cristo nelle cutscene. Cioè io non so se tutti i PG funzionano così, però Oga è veramente, veramente fighissima. Vabbè, ma questi sono due merde. E per quello che state parlando, sì. Spero veramente che la facciano una skin, perché il vestito da sposa di Marisa è... a parte che è bellissimo perché è proprio spartana, ma è proprio fantastico. Penso sia... non posso paragonarla a niente. Perché non mi si muove il personaggio, ragazzi. Quelle... oh. Acuccia. Nduski e quell'altro come si chiama? Virnik. Perché allora se mi dite così vuol dire che proprio tutti i personaggi ci si mischiano bene. Questa è una cosa fighissima, eh? Cioè, perché solitamente sono degli aborti PG. Questa è una cosa veramente bella. Pantaloni da jogging. Thank you so much. Grazie mille per avermi salvato. Tanto l'hai rubato, palesemente. Ultimamente ci sono un sacco di facce inquietanti che girano da queste parti. Sono Yua. E se è colpa dello yoga, live online, fate F5, grazie, grazie per... ci scusiamo per il disagio. Bentornati, fortunatamente non è crashato, non so neanche dove siete arrivati a vedere. Tra l'altro siamo ancora 13, belli. Perdonate, ma purtroppo queste, come immaginerete, non sono cose in mano a me. Non posso ancora andare a prendere a cazzotti sui denti Gesù Cristo. Per ora. Ci siamo? Bentornati. Stavo dicendo che appunto... no. Here comes the money. Grazie mille, Star, per... Crussuni. Immagino sia tu. Per l'euretto. Per vedere se funziona. Sì, no, ma ci siamo. Sto un attimo attendendo per vedere se va tutto bene. Si può sbloccare lo scontro con Jesus? Andiamo a prenderlo a legnate, magari. Vabbè, stavo dicendo, io penso che almeno avete finito di vedere lo scontro. Che appunto, sì, i PG ci si sposano veramente di Cristo all'interno dell'ambientazione. Ma proprio perché gli hanno fatto tutte animazioni facciali e compagnia, a parte un paio che sono veramente, veramente di Cristo. Cioè, bravi, bravi, bravi. Io spero non si distacchi la connessione, ragazzi. Ma resistiamo.
Anche perché tanto ci facciamo un altro quarto d'ora e come solito magari ci andiamo a fare qualche competitiva o altro. Posso mettere il tuo nome nel mio di Twitch? O ti arrabbi? Se vuoi, sì. Se vuoi fare tipo Coop TV. Avevo paura che stava per ricaricare. No, no, raga. Siamo aperti. Io adesso sto con l'ansia perché tra l'altro Streamlabs non mi ha fatto neanche il rumore. Io me ne sono accorto troppo tardi. Se no la... magari è riuscito a riprenderla per i capelli meglio. Juniper o Juniper. Posso aiutarti? La resistenza? Sì, senti, non dovessi sbandierarlo ai 420, ma la parola d'ordine è Son Son. E lo dice... io magari sono dell'Interpol. Io magari sono venuto qua a fa bordello, però vabbè, dettagli. Oh, finalmente si può scendere qua sotto. Ok. Le henna. Andiamo laggiù, voglio andare a vedere che cosa c'è nell'altro negozio. Però le pubblicità giustamente partono. Grazie per il support a chi ha fatto l'abbonamento, a chi si vede le pubblicità. Di qua. Dora, negoziante. Cibo vario. Carry Chihuahua. Secondo la quale i Chihuahua possono avvelenarti. Non contiene né veleno né Chihuahua. Tanto qua i piatti costano pochissimo perché siamo qui. Zuppa di bella donna, melone. Le spezie insolite, le caramelle, aringhe in scatola. Delle aringhe, la lattina è gonfia per il gas formatosi durante la fermentazione. Ma queste non sono aringhe. Oh sì. Sì, sono quelle aringhe svedesi che le fanno putrefà. Mi pare, no? Perché esiste tipo il Summerstrong, lo Strommerrong, qualcosa del genere. Che praticamente, ragazzo, pesce che lo infilano dentro la scatoletta e lo fanno marcire. Lo fanno letteralmente marcire, appunto la scatoletta si gonfia per tutti i gas e la gente se lo mangia, fa un odore micidiale. Ah, sono troppo povero. Le sardine sono per Chun-Li. Secondo me me le tira dietro, ma ammazza se gliele metto davanti. Però compriamole, che tanto queste puoi anche spammicchiarle. Mentre questa che vende gli abiti palesemente rubati. Ma ve dirò, se questi non fossero... potessi cambiargli dei colori? Va bene, volevo cambiare il colore di questi. Se li faccio neri... sì, ma fammeli vedere. Ma in realtà... sono un po'... cioè... non lo so... Devo trovare altri abiti però. Cioè, il fatto che io... Oga, volevo farla stilisticamente come Marisa. Cioè, volevo farla col top da combattente, i calzoncini e appunto dei bracciali fighi. Però mi sa che non ci stanno. Potevano fare effettivamente che ti davano... il... che ti davano anche l'abito del tuo maestro quando lo finivi, no? Sarebbe stata molto molto figa come roba. E invece... facciamoci quest'ultima principale e poi ci andiamo a fare un po' di competitive. Lì c'è una. Sopra c'è Khan. Come ci vado di là? Ma tanto poi stanno a cercare da una mano. Guardate in che cazzo di posto state e non la vogliono. Oh, fatevi i cazzi vostri che campate 100 anni. Posso salirci qua? Neanche con questo? No. Come ci vado di là? Facendo il giro lungo. Altro che i lessi. Madonna mia, raga, mi dispiace. Perdonate. Questo si è sentito anche... Madonna mia, che cazzo... In realtà non mi preoccupo tanto della connessione, mi preoccupo che si sta... mi preoccupo che si stacca l'elettricità. Che cazzo ci fai tu qua?
Non sono un amante di viaggi all'estero, ma sai, questa nazione è una figata. Il mix di tradizione e tecnologia mi attira troppo. Ho delle lezioni specifiche per Neishal, quindi partiamo. Fammi sapere quando vuoi partire. Allora, il tuo compito è vincere un round infliggendo danni solo durante il pressure time. Di solito il pressure time ti dà un bel vantaggio, ma stavolta puoi infliggere danni solo durante il pressure time, quindi dovrai calcolare bene i tempi. Quando il tuo avversario diventa bianco e lampeggiato, solitamente è vulnerabile ai tuoi attacchi. Combatti e pensa molto bene a quando dove il tuo avversario si rimane vulnerabile. Vuoi partire? Vai, facciamo pure questa. Vinci usando attacchi con il pressure time. Ah, ok. È dopo la seconda combo. Senti che cazzo di puttanaio che sta a fa dietro. Voi non avete idea. Riesco a sentirla attraverso le cuffie. Vabbè. That was really something. Guarda, bilentemente la prova. Avrò un altro compito per te la prossima volta. Se mi vedi in città, vieni a salutare. Vabbè, ok. Se adesso si sono trasferiti tutti di qua, questi dei tutorial essenzialmente. Dov'è il punto? Son Son? O era Sun Sun? No, era Son Son. Bingo, il nome del maiale è Ton Ton. Siamo in sintonia, direi ottimo. La prossima parola d'ordine è del pollo tanduri piccante. Quanto ridicoli questi abiti. Vagliela di. Va bene. Un'altra volta che bisogna. Dio Gesù Cristo. Madonna. Gran generale. No, ma mi raccomando, la mappa mettetela più vicino, che se devo capire qualche cazzo di dove devo andare in mezzo a sto labirinto, poi è troppo facile. Già mi sono dimenticata la parola. Cosa hai mangiato a pranzo? Il tanduri piccante? Credo. Era la parola d'ordine? Ok, allora, ora dirigiti verso la parete con i murales. Andiamo verso la parete con i murales. Madonna, che belli. Se non sapessi che è impossibile, penserei che stai ficcando il naso per trovare informazioni sulla resistenza. Ah, beh, è vero che c'avete l'hyper armor durante sta cazzata. Salve. Madonna, mi sono distratto, pensavo che eravamo crashati. Nicely done. Porca puttana. Devo chiudere la finestra, ragazzi. Ha tirato una madonna. Ci ho visto giusto, aspettate, è stato io a dirti di noi, allora posso dirtelo. Parla con il tizio che ti ha fatto fare il giro all'inizio e digli: mi sento con l'acqua alla gola. Madonna mia. Tu c'hai qualcosa di figo. Armor break, cross up. I cross up non so che cacchio sono effettivamente. Carca puttana. Veramente, raga, mi sarei aspettato di tutto fuorché che a giugno, con che fanno veramente 30 gradi, facesse sta cosa. Oh, però che cazzo.
Ah, sei un Zangief tu, bene. Mi fate muovere o dovete cacare il cazzo ogni mezzo metro che faccio? Non ci posso salire qua così. Ma dai, su, serve apposta per questo. Oh, che cazzarola. Poi giro di qua. I cross up sono gli attacchi in salto fatti arrivare alle spalle dell'avversario. Ah, ok, tipo quella ammazzata dietro, perché magari qualcuno mi carica, io salto, mi passa oltre e tiro quella roba sotto che essenzialmente c'ha però una OE, c'ha una OE, c'ha un'hitbox molto larga. Ok. Perché giustamente fai una croce. Credo. Ehi. Allora, come ti stanno trattando i bassi fondi? Mi sento con l'acqua alla gola. Sì, i turisti me lo dicono spesso. Ok, allora il prossimo punto di trovo sarà in città. Avanti, prosegui pure. Che tue coglioni. Bentornato, Star. Perché stavi scrivendo? Mi sa che Twitch ha fatto un piccolo infartino. Per difendersi bisogna parare al contrario, perché giustamente ce l'hai dietro, però il personaggio poi si gira, quindi fa quella roba strana. Che cosa mi ha detto? Guardo Bosch, ho ragionato... Hai ragione di chiedere che lì si hanno ingaggiato Yuri, sono superstiti della Shadaloo. Hanno qualche piano losco per l'arena di combattimento di Nishele, a quanto pare anche loro sono arrivati alla resistenza. Il motivo per cui Bosch è stato rapito non ci chiederei mai, ma pare volessero usarlo per degli esperimenti con lo Psycho Power. Lo Psycho Power è un'energia folle usata dallo Shadaloo. Pericolosissima, ma ecco perché Yuri sembra avere tipo una sorta di superpoteri, è quello. Lo iniettano le persone per farle diventare potentissime, ma degli effetti collaterali, ti controllano la mente, in pratica è quel potere distrugge il corpo. Gli effetti sono irreversibili a volte, nel peggiore dei casi ti ammazza. Odio dirlo, ma se hanno usato Bosch per un esperimento del genere, beh, probabilmente è morto da un bel po'. Bene. Probabilmente allora è Twitch che stava facendo bordelli, stare, mi dispiace, bentornato. Ma infatti quando vedete che succedono sti crash un po' particolari, refreshate tipo va proprio brutalmente, cioè non solo la pagina. Perché Twitch di per sé pure è una bella gatta sui coglioni. Adesso questo mi dirà, vai dall'altra parte della regione, ci sarà un tizio, digli che c'ha il cazzo in... Quindi eri effettivamente tu? Ho sentito di qualcuno che cercava informazioni sulla resistenza. Sono stato costretto a metterti alla prova. Ma vattene a cagare, vai. Hai ignorato il mio avvertimento. In realtà hai fatto il contrario di quello che ti ho detto. Ma ora che sei qui, non possiamo farti ostacolare i nostri piani. Informerò Kalima, leader della resistenza. Attendi un contatto. Quello di Yuri è un altro potere. Dato dall'occhio. C'ha un occhio bionico, Yuri. Ok. Scusami, dimmi. Mi hanno detto che se qualcuno mi avesse chiesto di Kalima avrei dovuto dirgli di andare nei bassi fondi. In realtà mi stavo chiedendo, Lich, conosci Bosch? Per favore, se ne sai qualcosa sul suo conto, tipo dove è andato, ti prego dimmelo. Perché, cioè vedi, io adesso qua da persona, no? Io mi dovrei incazzare, perché io mi avvicino proprio alla ragazzina a un centimetro. Perché cazzo ti dovrei di sta informazione, visto che mi avete attentato alla vita per tipo 20 minuti? Cioè, con quale faccia da culo tu adesso, Yua, per carità, innocentissima bambina, te prenderei a cinghiate, te dovrei di ste informazioni. Comunque sì, sembra Gohan, c'ha quella proprio... quel caschetto di merda. Perché sì, perché siamo buoni, sì. Era anche lui amico di quelle persone. Ma Re che? Revanca? Non mi dice nulla. Per favore, se sai qualcosa, qualsiasi cosa, dimmelo, ti tiro un cazzotto. Fratello e sorella. Basta. Brutalmente. Ci facciamo o le competitive o qualcos'altro. Funziona così a Trapani. Perché dovevi dirvelo anche se prima mi stavate per uccidere i bambini? No, perché cioè, con quale nonchalance dicono? Prima ti mandano nei bassi fondi pieni di criminali. Poi ti dicono, non è che mi puoi dare le info, ma porca troia. Allora, prima però di iniziare, volevo far vedere lo Scutum. Per quanto io, raga, non è che so... chissà quale cosa, no? Allora, mettiamo un'arena bella.
Mettiamo questa che mi piace un botto. Dov'è Ryu? Che bella sta musica. Vabbè, ma tanto allenamento, mica dobbiamo fare pizze, no? Allora, lo Scutum è un sacco figo perché c'ha varie stance. Perché oltre al fatto che quando voi lo attivate potete rimanere in posa, da qui c'avete varie robe. Perché potete, facendo dietro e cerchio, chiamiamolo così, questo calcio, ripremendo l'attacco potete fare sta sfuriata, che tra l'altro è un overhead, quindi se stanno bassi spacchi la capoccia, da quel che so. E inoltre, mentre state in questa stance, praticamente potete parare qualsiasi roba. Posso far attaccare l'avversario? Ambiente, avversario, comportamento, accovacciato, in piedi, no, counter, parata, throw escape. Posso mettere anche che una CPU? Muovi? Potresti fare l'arcade se vuoi scoprire qualcosa di più. Ho fatto soltanto quello di Marisa. Potremmo provare altre cose. Prima di avviare un match, fermati un attimino. Voglio provare una cosa. Che cosa, Star? Dimmi tutto. Trani attacchi bassi. Sì, tipo. Ok, sì. Sì, ok, dici quella roba. Spara, essenzialmente para tutto quello a metà, non altro. Vedrai, ho paura. E che cazzo tu devo dire? Volevo far attaccare. Sì, non questo. Fammi un attacco normale, porca puttana. E ok, fa quella roba. Quella roba che cazzo è? Letteralmente un piccolo colpetto che tira. Che tirerà, che dà in avanti. E da lì potete rimanere di nuovo in stance. E quindi potete fare quel che cazzo vi pare. Inoltre, se fate lo Scutum basso più un pugno, vi fa sta presa, che è molto figa perché voi fate questa roba. Sì, se non sono un coglione. E potete sfruttarlo per fare una presa unica. Tanto la gente molte volte rincoglionita non parerà mai quello basso. E qua, diciamo che lo Scutum, una volta che voi mettete una persona al muro, è molto figo, perché se prova a contrattaccare potete pararglielo. Se prova magari a saltare e fare delle cose, lo counterate. O gli fate anche questo che è più potente, e così via. Come si esce da qui? Poi ripeto, prendete le mie cose con le pinze, perché io non sono. Penso l'avrete capito. Match classificato. Ah, perché giustamente si è staccato internet, quindi dobbiamo rifare. Non si collegherà mai. Tanto fuori ha finito l'apocalisse. È passato per un attimo Zeus a tirare un paio di steccate giusto per tagliarmi la live in due. Ah, quindi ok, volevi soltanto vedere lo Scutum, Star. Ok, pensavo qualcos'altro. O vuoi fare qualcos'altro che non ho capito. Che tanto, infatti, sì, pure le arcade dovremmo fare. Perché io ho fatto soltanto quella di Marisa, che è molto molto bellina. L'ho fatta difficile. Comunque sono entrato nel club. Ti devo accettare. Aspetta, non mi ricordo mai come cazzo allora si fa, mi sa che è questo. Club. Richiesta? Inviti? No. Non so, se forse perché si può entrare a cazzo? Ah sì, ok, si può entrare a cazzo. Voglio fare una cosa. Dimmelo, perché se no vado a farmi le competitive. Che ci abbiamo quest'ultima mezz'oretta. Vi faccio vedere quanto faccio cacare. Vi faccio vedere quanto faccio cacare. Ah, ok, vabbè, un pronostico. Vabbè, fallo. Non menatevi. Quindi posso andare. Mi dai il permesso? Quante ne perderà adesso, scrive? Madonna, che caldo che sta facendo qua dentro, Dio Cristo. Tanto c'è anche il match amichevole. Personaggio, abbiamo la nostra bellissima Marisa. Quindi? Ah, ok, dovevo fare una doppia roba. Che pronostico è? Vincerà? Ah, proprio così. Voglio fare il matchmaking.
Ah, cioè, perché tu devi entrare e riuscire e ti fa la ricerca. Ok. Vediamo, vediamo. Intanto di qua non mi appare. Mi appare su Streamlabs, ma non su Twitch. Ah, ma l'ho trovato, Dio Cristo. Non mi ha fatto neanche un rumore. Comunque usano tutti gli stessi, Usano proprio tutti gli stessi. Ci sta un cazzo da fare. Ma perché sono tutti francesi? Oh, ma raga, ma io incontro solo francesi. Ma come cazzo è possibile? Va bene. Eccoci qua. Eccoci qua. Oh, Bano. No, ragazzi, è la fine. È la fine. No. Ma ha aperto male. Ma ha aperto male. Che è un top tier. Ecco perché lo usano tutti. Ah, ok. Minchia, questa presa. See the fire in their eyes. They're both ready to go. This is where things are gonna get very. Raga, non riesco a fare niente. Porca puttana. Minchia, se faccio io comunque non ne sto vincendo una in live. Sì, fammi riscendere ad Iron, almeno sto con i miei. No, voglio riaffrontarti subito. Questo perché non pratico yoga. Quello. Ok, poi lo fa basso. Porca puttana. Players on life support, but that drive difference goes for the super. Okay, okay. Is it time for the mix? Their facing is so on point right now. Great. Ah, chi è quel calcio che fa in volo Ken? Stronzo. Perché Ken, ripeto, c'ha una gamba così, ma in realtà c'ha un hitbox molto più lunga di quella che è in realtà. Porca. Oi. Devo capire se lo Shoryuken è soltanto basso o è alto. Lo Shoryuken, per chi sa, è una parata bassa e una parata alta. Però mi sa che è bassa. Devi far finire il pronostico, ho sbagliato, scusami. Beh, tu puoi mettere chi ha vinto, anche perché io non c'ho più pronostici da nessuna parte, ragazzi, Io non ho più pronostici. È bassa entrambi. Cioè fai tipo magari il primo che è basso e poi ti fa l'alto. Perché ho buttato dalla chat. Non... Star, non c'è più. Io non ho nessun pronostico da nessuna parte, purtroppo. Premo sui punti canale. Ah, minchia. Pronostico iniziato da 4 minuti in attesa dei risultati. Però mi dice che è chiuso. Devo farlo da... io almeno al momento non ce l'ho, raga. Lo puoi parare sia in basso che in alto. Ok, quindi è un mischiaticcio delle tue cose. Andiamo intanto, cerchiamo in un'altra. Rimarrà a vita così. Ah, peccato perché io tecnicamente sono il mod. Quindi dovrei poterlo fare da qualsiasi cosa. Tanto qui... Ah, ne hai trovato già un altro. Minchia, la gente vuole fare a cazzottoni, Ah! Ah, una Chun-Li tedesca, tra l'altro. Ah, è la new challenger questa, è nuova. Quindi adesso mi aprirà perché in realtà è un diamante grezzo. Spero che
Ok, questa è un po' più al mio livello. Dai, tira un calcino. Peccato. Che cazzo stai fa? Perché sta all'angolo in questo modo? Ecco qua. Uses a fireball to try and establish their pace. Medium kick hit. Ecco qua. Right now. Just the sneeze here will do it. What's gonna happen next? Gotta be careful not to whip at this range. They take some time to back off and regroup. Who's going to strike? They're going for the super. L'ho fatta cazzata, porca troia. Great stuff there, right? Ah. Don't worry. Va bene, qua è già più onesta. Damage on that by opting to go for the overdrive. Will this decision pay off for them? Is it time for the mix? There's the wall experience. No, io ero, no, ho fatto la cazzata di finire la barra. From upstairs. Smart play with the throw. Just goes for it at this range. What's this? Gotta be careful not to whip at this range. Questo l'ho posizionato De Cristo. Porca. E stai a cuccia, madonna, sto spam di calcini di merda. Madonna. Ah, c'è proprio così, ulta brutalmente. Così, così, così. Non ce la farà mai, però forse abbiamo recuperato un po' di terreno. Addirittura ha rotto addirittura. Porca puttana. Porca puttana. E che comunque i calci hanno proprio un range totalmente differente. I danni? Perché fa Marisa? Madonna, sti drive. Chi ha quanto è veloce Chun Li? Che figata. No, sbagliato. They need to hold out. In that dangerous burnout. Surprises them with a drive rush. How will they utilize the corner? Buy some time by driving them into the corner. And now that he creates a big chance to do the super arc connect. Ooh. Well, that happens to everyone. Must have been an off day. Goes for the super arc? Yeah. Experiencing burnout. Both fighters are barely alive. Oh, just a sneeze here will do it. Still slugging it out at this rate. K.O. Great stuff there, right at the end. Per adesso Street Fighter, ti dirò, Arion. Ti dirò Street Fighter. Aspetta che non posso mettere in pausa Jorak. Ci ho provato, ma mi sono dimenticato. Porca. What's gonna happen next? Side switch in the corner. Steals back a chance. There's a wall slug. They can't do anything now. Good, I like it. More of that. Madonna, quanto. Quanto cazzo è veloce Chun Li? No, dai, gli sono passato sotto. Oh, this isn't looking good.
You've got to be mindful of reach and jump ins at this range. Ooh, this is getting tense. Burnout activate in. Ah. Quando saltano fai gli attacchi forti. Il suo anti... sì, il pugno dal basso, intendi, no? Alla che presa. Ok. Cioè, Chun-Li riesce anche a romperti il drive. Talmente tanti calci c'ha. Perché ho fatto sta cazzata? No, ti prende, ok. Mi sa che siamo andati? Sì. Porca puttana. Arcaea. Madonna mia. Portate Asciugamano e Gatorade. No, no. Qua sono stato una merda. No, dai, volevo riaffrontarla. Peccato. Peccato. Però belli, mi piacciono questi scontri. Cioè, sono molto più fan di scontri allo stesso livello, cioè, perché giustamente se tu metti una persona molto brava contro una merda quale me, è che può andare più di tanto, no? Però che bella, Chun-Li. Chun-Li, una volta che te la impari, è molto molto figa. Ho provato a fare la sua challenge delle combo, sono delle robe che con i manuali secondo me sono più difficili che con le classiche. Por favor, me trovi la persona? Errori nel matchmaking non ho avuti? No, per adesso no. Comunque è venuto per la prima volta. Lich, vedi? Che cosa? Che candido un culo, sì. L'ultimo sfidato che ho giocato era il 5, non riuscivo a capire i tasti. Ma perché giustamente come ogni buon picchiaduro di questi stampi, su Gravity devi imparare molto molto bene. Che c'è un lì difficile da fare? Ma è normale. È normale. Cioè, allora, difficile no, eh. Io onestamente ho trovato molto più difficile delle cose di Cammy rispetto a quelle di Chun-Li. Però credo vari anche a persona a persona. Per dire. Diciamo che con i manuali Chun-Li c'ha un paio di robe che nella challenge delle sfide ti dicono una roba, ma in realtà è un'altra. Oh, io comunque incontrerò mai qualcuno che non sia Chun-Li, Ken o Ryu, Dio Cristo? Dio Madonna. Anche la stance, sì, ma più che altro pure quelli caricati. Bene. Come cazzo hai fatto? Ma ho capito! Ma quale frame perfect è stato quel cazzo di riposto con il drive? Okay, creating some space here. Quale... Io quella roba ogni volta mi lascia di stucco, raga, ma perché è proprio... Perfetto! Con il vestito, questa è quella che deve averci proprio la... Deve aver comprato, mi pare, il pacchetto quello figo per questi colori. Ok. L'errore 500 c'è un problema noto. Magari è qualcosa con il provider o con il router che potrebbe essere. Madonna. Ecco qua, mo me punisce. Madonna. È arrivato prima il mio. Ma
Porca puttana. Affanculo. Niente, mi ricordo, non ho mai avuto errori di comunicazione qui spesso. Può essere magari con qualche proprio roba che hanno fatto loro di gestione della rete, che è un po' una merda. No, ma sono stato sculato qua, Jorak. Sì, le montagne con qualcosa si fa e faccio schifo. Vabbè, piano piano ci si abito, Arion. Salve. Salta. Questa è una combo. Cazzo, ho sbagliato, dovevo tirarmi indietro. Questa cosa me la devo imparare a fa pure io, che è molto molto figa. Continua a saltare, guarda, me lo imparo, eh. Me lo imparo il tuo stile. Buoni. Vattene a fanculo, su. Ah, cuccia, diventi prevedibile. Perdonate. Perdonate, è uscito il mio lato competitivo. Proprio a cuccia, merda. Vabbè, però vedi, questa è una cosa che un po'... Aspetta, no. Questa è una cosa che un po' mi dispiace di Street, ma non di dei picchiatori in generale. Cioè, la gente si impara a fare quelle quattro cose in croce. Cioè, io per esempio, tutti i come si chiama, i Ken che incontro, sono tutti così. Tutti, cioè, sono tutti che saltano, ti vanno alle spalle, ti fanno la presa. Appena stai all'angolo, ti fanno un mischiaticcio tra una presa. Poi ti fanno uno Shoryuken. No, forse è quella. Vabbè, ti fanno una presa con i cazzottini. Una presa con i cazzottini. Se stanno nell'angolo, cercano di cioè, fanno sempre quelle tre cose. Perché, porca puttana, però? Gli ho dato una pizza in aria cattivissima. Sì, perché l'1-2 leggero di Marisa è devastante. Cioè, è velocissimo. Riesce a counterare tipo tutto. Non so come cazzo sia possibile. Prossima volta facciamo qualche match. Potremmo fare, se ci sta tanta gente che gioca a Street Fighter, potremmo fare anche un torneino. Oppure sì, ci facciamo una partita insieme. Anch'io di che cosa? Meni con Marisa o qualcos'altro? I Ken sono brutti. Ma in realtà sta cosa la noto con tutto, Jorak. La gente si vede. Ma in realtà questo c'aveva pure lo stile. Perché io ho visto che Ken è molto letale con i Classic. Perché giustamente fa tutte le cose e poi ti fa anche un male porco. Beh, più sale, più intelligente che cambia comunque. Io spero sta cosa. Ah, è combattimento io versus te, ok. Mi sono dimenticato di che cazzo volevo dire. Ma quindi domanda, ci sta qualcuno di voi che vuole fare a pizze? Vogliamo farcele una in allegria? Fa vedere. No, non, io raga, veramente, questo penso sia uno dei menu che più mi rincoglionisce in assoluto. No, vabbè, andiamo. Stavo parlando delle combo, sì. Cioè, che appunto fanno sempre la stessa roba. Cioè, io perché adesso nella seconda botta che ci ho fatto a cazzotti... Tranquilli, raga, magari facciamo la prossima volta meglio. Perché il secondo fight che ho fatto con questo l'ho devastato? Perché faceva sempre la stessa roba. Saltava come un rincoglionito, salti e lo counteri, perché lo sai che lo fa. Fa sempre lo Shoryuken, fa sempre quell'altro. Ed è un peccato, qualcuno di nuovo. Oh. Our fighters are pumping themselves up and are raring to go. Who's going to come out on top in this fight? I can't wait for this match to begin.
All right, first round. What's going to happen? Yeah, I'm really excited to see these two fight it out. Ma è inutile che continui a fare la presa, io spammo. Perché stava provando a fare la presa il merda. Per questo. Addirittura. Madonna, ma raga, ma Zangief. Raga, ma Zangief quanto male fa? No, vabbè, quello è effettivamente vero, Aerion. Cioè, è bello studiare l'avversario e impararlo, eh. Quella è veramente una figata. Però poi quando diventa che fanno veramente tre cose. Dio mio, quanto togli. Hyper Armor. Allora io Zangief l'ho affrontato vabbè, sono morto. Zangief l'ho affrontato veramente poco. Però so che non devo fare qualsiasi cosa. No, cazzo, ero lontano. Ma vaffanculo, ma scusa. Ma no, io pensavo che rimanessi agitata. Invece proprio ti allontana quel perfetto pelino. No, no, dai, di nuovo. Ma vaffanculo. Mio. Ma farti colpire dal drive ti riduce la barra. Ma questo devo ancora impararle, raga. Salta di nuovo. Un 2. No. Ti piace tanto saltare? Saltiamo. Guardalo che. Madonghe. Ah no, finito. Ma steccato. Mamma mia, quanto male. Quanto male fanno le prese di Zangief. The What's a Beautiful Fight. Vabbè. Ah, posso risfidarlo? Sì, dai. Pensavo solo due potessi farne. Boni. Si chiama Frame di Invincibilità. L'ha fatto perfetto pure lui. Chissà sta cosa, se è proprio una meccanica o altro. Chissà se è una meccanica. Ah, cioè questo proprio devo saltarla. È come una di quelle di Manon. Che belli sti rallenti. Che tra l'altro di questa cosa esiste anche quella perfetta da entrambe le parti, che è molto figa. Leppa. Player 1 currently has the life lead. They'll want to try and not overextend. Just goes for it at this range. Che cazzo è quello? Is it time for the mix? What's gonna happen next? Untouchable, impetuous, impregnable, and perfect! They ain't getting up. Player 1 puts a bow on.
Nature is funny, you know? Se vuoi ti invito per un mail, ci facciamo l'ultima così. Ci facciamo l'ultima così. Un picchiaduro che non ho mai provato è Tekken. Io Tekken ci sono stato per un tot, ma Tekken aggiunge... Come posso... Okay. Ma Tekken aggiunge proprio una cosa extra chiamata anche la profondità. Cioè ci stanno degli scontri da persone brave di Tekken, che sono queste divinità che tirano dei cazzotti, si spostano di lato, ne tirano un altro, cioè, sono degli ammucci di persone incredibili. E tiratevela tra di voi, Star. Tirate una moneta e... Tanto fanno i fulmini fuori. Tirate una moneta e vedete. Oppure ce li facciamo tutti e due. Come si fa però? Cioè c'è un modo per invitare... una persona? Prova dal menu di Steam... A meno che non devo fare tipo amichevole e da lì mi permette di invitare. Forse sala personalizzata. Crea sala. Ok. Postazioni, vabbè, questo penso sia tutto uguale. Modalità singoli, squadra. No, ok, così. L'ha creato Jorak. Grazie Jorak. Allora, però aspetta, no, entrate qua. Ah vabbè, ma questa è molto... molto Smash. Giustamente non c'avevo pensato. Cioè tu tipo ti infili dentro a queste sale. Ci sono gli slot liberi. Ma vi devo invitare io, mi sa, vero? Invita. Invitiamo il nostro caro. E poi... Impostazione. Come, però, come faccio a invitare però... Ah, basta che mi cercano. Allora cercate, ragazzi. Codice di accesso? No. Visibilità sala tutto. Cioè, potete entrare tutti, potete entrare. Veramente, facciamo un'orgia, facciamo. Allora, intanto facciamo intanto con il nostro caro Star. Andiamo di qua. Ma che figa sta cosa. Che figata. È entrato anche il nostro caro Jorak. Finiamo così, finiamo. Attenzione, Kung Chun-Li arriva con la nostra cinese preferita. Vai, vai. Ho trovato della gente che fa questa roba. Che da cancri, veramente. Allora. Attenzione, parte subito. Attenzione, un parry perfetto. Scusate, io quelli non li so fare manco per il cacchio. Presina. Però figata, chissà se è vero che ci stanno anche i tornei. Dovrei provarli a fare, ma sono a degli orari in cui io non vivo, quindi purtroppo. Arc. You've gotta be mindful of reach and jump-ins at this range. Come before the storm here. And go for the throw! That's what they came for. Time to take this momentum and really run. Mi sono... Mi sono messo all'angolo da solo. Ma porca puttana. Io perché sono abituato. Ma tranquillo, sta che siamo tutti dei cagadoni qui in mezzo. Ce ne vogliamo fare... No, aspetta, andiamo di là dal nostro caro. Ma tranquilli, tranquilli. Cioè, raga... Ma state seriamente a scusa con me. Ma avete visto giocare? Sono una merda. Mi è finita l'acqua. Ah, attenzione, Jorak va con DJ. DJ tanta roba. DJ è veramente figo. Però ti devi imparare ad utilizzarlo. Perché devi. Perché devi colpire con la punta dei piedini. È tipo le alabarde di Dark Souls.
We're in for something special right here. Eccolo qua. Right now. Cazzo di spam. Ah! The fight's now underway. This is vicious with the play-by-play. Yeah, I'm really excited to see these two fight it out. Vabbè, è vero che i salti devo schivarli in quel modo. Che cazzo è? Serie di pugni seri. Bani, banissimi. Madonna, che... Ma perché mi abbasso? Io c'ho questa cosa, c'ho questa concezione che gli attacchi in salto vanno parati abbassandosi. Io sta cosa non la capisco perché cazzo ce l'ho. Ma che figata, fa le finte DJ. Ma che figo. Fa le finte anche con i tiri. Guardalo come balla. Allora. Io continuo. Non ce la faccio, ragazzi. Io continuo ad abbassarmi. Il mio istinto proprio che mi dice abbassati. Guardalo anche lui frame perfect. Porche. Ma è veramente una cheat a Jojo. Allora, rifacciamocela. È veramente Jojo. Saitama, pugni seri. Madonna, che figo però. Ti viene proprio voglia di masterarli. Ti viene proprio voglia di masterarli. Bunny. Buonissimi. This is a critical point of the round where they just need to go for it. A super arm? Wait. Ah, devo evitare di fare sti cazzo di drive quando saltano, perché tanto non sono inutili. Sono veramente inutili. Porca. The properties that attacks get from a drive rush make them a great tool for creating chances like that. They need to be mindful of their... Porca. Oh no. Buonissimo. Oh wow. Look up the brakes on the impact. Their spacing is so on point right now. Ah. Eccolo qua. Eccolo qua che va di nuovo con la serie dei pugni seri. Ripperoni. Titolato. Niente. Però figata, Jorak. Cioè, tu si vede che te le sei imparate, perché prima hai fatto... Vai, vai via, DJ. Prima hai fatto quella cazzo di combo nell'angolo che era fighissima. Cioè, io non so se magari una delle combo che sta nella challenge, però era figa perché mi hai fatto tutta quella combo lì. Intanto qua usciamo, effettivamente. Mi hai fatto tutta quella combo lì, poi mi hai buttato in aria, ti sei rinfilato con il dive perché giustamente ti allontanano i cazzotti. E poi l'hai continuata. Figo, figo. Dov'è? Andiamo di qua intanto. Che magari appunto tu con i piedi non attacchi, magari non fai il danno quello pieno dal... Tanto GG anche a te, bello. Non fai il danno pieno, però fai talmente tanti colpi che giustamente recuperi da un'altra parte. Tanto qua fammi chiudere. No, anzi no, non lo chiudo perché ho paura che crashi. Però figata, potremmo farla molto più spesso sta cosa a fine serata. Se qualcuno c'ha Street Fighter, si infili. Si infili perché sono veramente, veramente belle. Stasera ero un po' più in forma rispetto al solito. Devo ancora andare, vabbè, ma quello l'avete capito. Tanto fuori c'è l'apocalisse. Però fico. Allora, io devo dire che per adesso comunque il World Tour è semplicemente un giga tutorial.
perché ti mette i minigame per impararti a fare i parry, per impararti a fare i drive, per impararti a fare le combo, i tasti. È pieno essenzialmente de meme, de tutti anche i nemici che voi incontrate. Sono nemici molto specifici che ti imparano determinate cose. Cioè c'è sta quello ultra rapido che ti impunto, impara un attimo a essere un po' più così, quello che fa solo le prese, quello che è ultra difensivo, quello che salta parecchio in giro. Cioè, il World Tour in generale è un gigantesco tutorial che ti impara poi a infilarti... Infatti laggiù c'è il culo di mano, non ci ho fatto mai caso. Perdonate. Che ti praticamente insegna la base, neanche tanto in realtà, del gioco. Perché poi pure tutte le challenge che ti dice... fai il cross, fai il salto dal muro, fai il recupero in rotolata. Tutte quelle cose. Tu magari inizialmente non le conosci, le vuoi fare, te le vai a cercare, quindi ti impari che Chun-Li c'ha il salto sul muro. Tutte queste cose. E in più ci metti che puoi prendere 18.000 stili, piano piano li porti avanti, quindi piano piano si aggiungono le combo del personaggio. E compagnia è... porca troia. E World Tour ricorda molto Like a Dragon come stile. Dici di trama meme. Cioè quel... È quel tipo le secondarie in generale di Yakuza. Però figata. Però veramente figata, perché ti spinge, ti mette semplicemente, leggermente delle cose che se poi ti intrigano ti spingono un attimo a andarti meglio a informare. Ah, della serie che tutti i cittadini tipo, io pensavo per la memosità, quello sì. Che chiunque incontri. A cazzotti, porca puttana! Però bello. Continuerò a fare... le challenge delle sfide, perché quelle in realtà, pure se siete un giocatore medio, ve conviene farle, ma non tanto perché magari volete usare un personaggio, ma per capire bene o male che cazzo può fare un personaggio. Non mi prende le mosse con Chun-Li. Allora sappi, Star, che secondo me ho capito qual è. Per caso è una di quelle mosse caricate, cioè una di quelle con la freccia caricata, perché quelle in realtà sono molto mentirose. Io ti direi, guarda, anche... Sì, quelle pure me le sto facendo piano piano. Perché vado all'indietro e mi dovrebbe fare... esatto, hai la stessa cosa. Tu ti sei bloccato sulla stessa cosa che mi ci sono bloccato 20 minuti. Quella perché è fatta principalmente per i classici. Se vuoi farle in manuale, io ti dico, osserva bene la dimostrazione. Perché che cosa fa nella dimostrazione? Nella dimostrazione, Chun-Li, quando fa il primo attacco, non sta in piedi. Perché che cosa devi fare tu? Tu devi fare quella prima combo tenendo giù e indietro. E fai la prima combo. Perché? Perché quando tu tieni giù e indietro, ti si carica l'indietro. Quindi tu hai fatto la prima combo stando appunto abbassato, quella che mi pare che è con X. E la seconda già è caricata, quindi devi fare rapidamente X triangolo e te la fa. Questa è una cosa che mi ha dato un po' al cazzo della cosa delle combo. È che non ti infilano in mezzo determinate cose che... te servono, perché sono, non dico degli shortcut, ma quasi, perché pure Cammy, io raga sono stato una cosa come mezz'ora a fare una sua cazzo di combo, mezz'ora, quando in realtà era che dovevi, tutte le, per chi magari gioca Cammy, tutte le mosse di Cammy sono tipo, devi fare 18 tasti di fila, però sparati. No, in realtà devi stare un po' più fermo, devi stare abbassato, ti devi mettere un po' in un determinato modo, perché probabilmente è un po' il compromesso che ci sta nel classico. Nel classico fai con le dita tra, e hai fatto. Anche perché Chun-Li mi piace da morire, lo stile voglio... lo stile voglio una volta, ci riuscirete tranquillamente, tra dove vi preoccupate. Con alcuni di cambi bisogna bufferare, anche, sì. Io se, l'ho detto, mi sono fatto tutta Chun-Li, tutta Cammy... e Kimberly. Perdonate, ogni tanto credo che sia per cadere casa. Mi sono fatto Blanca e in parte Yuri. Yuri però non mi ispira parecchio. Buonanotte Star, buon fine settimana. Ci vediamo lunedì con BioShock. Ah, tra l'altro settimana prossima c'è un esame universitario, quindi una live purtroppo se ne andrà nel cesso. Però appunto ci sono dei personaggi che non ho provato, in realtà parecchi. Guarda, li vado a vedere proprio... li vado a vedere proprio qui. Allora, per esempio, non ho giocato per niente Luke, Jamie, Manon, JP, Lily, DJ, Ryu e Honda, Ken, Gil, Zangief, Dalsy. Io non ho giocato veramente un cazzo, pochi.
Cioè, bisogna fare la motion prima dell'effettivo attacco con la presa volante di Kimberly. Con il... Sì. Cioè, no, è pieno di queste robe così. Che loro ti dicono, durante o altre cose. In realtà no, che tu devi dare l'input di una cosa, magari, almeno nel caso di Kimberly, devi dare l'input. Subito dopo devi dire, ok, che cazzo vuoi fare? Mi voglio spostare di qua, di là o sopra? Cioè, tutte queste cose che sono fighe, però che tu mi devi spiegare. Perché se io sto facendo le challenge e sto scoprendo un personaggio... Cioè, tu me lo devi dire che ci sono magari delle piccole differenze tra i comandi classici e i comandi moderni. Perché io appunto con Chun-Li, con quello appunto che Star ci si stava ammazzando e mi ci sono ammazzato pure io, sono stato un'ora fa. Sto cazzo... Che è una combo del cazzo, eh. Cioè, è una combo che tira un cazzotto e poi fa uno di quei suoi spirulini magici. È una cazzata. Però la ti scrivono come è basso X seguito da un caricato triangolo. Però per chiunque ha fatto la challenge delle combo, sa che quella lista che vi mette là, voi dovete farla ta-ta. Cioè, non dovete prendervi 3 secondi per una cosa e l'altra, dovete farla di fila. Quindi voi avete questa situazione in cui lei tira un cazzotto e non avrete mai nella vita il tempo di spostarvi all'indietro per fare quella roba lì. I famosi spirulini magici, sì sì, fatti di polvere di fata. E poi tu magari vai a vedere la dimostrazione e noti che Chun-Li inizia la combo da abbassata. Cioè, che in realtà non è che noti neanche che inizia solo la combo da abbassata. Se voi avete la console dei comandi che butta dentro la CPU, vedete che lei sta abbassata e indietro. E quell'indietro vi costerà 20 minuti della vostra vita tirati dietro a Chun-Li. In mezzo al jiggle. Allo stesso modo funziona Kill e per certi versi anche DJ. Ma perché immagino che questi siano personaggi molto veloci che devi combare bene. Cioè devi giustamente, magari fanno un pelo meno male, non lo so. Però se ti entrano nel flow delle botte, me l'hai fatto vedere tu appunto, mi hai fatto che ne so una combo che era da 12. Ma non so se viene calcolata tutta insieme, però quella roba al muro era figa in culo. Piano piano, piano piano, mi farò probabilmente, stanotte se mi prende bene, mi farò un Dalsim magari, e un Eonda. Con Gil c'è quella da 40 colpi. Immagino una persona che gli fai questa roba addosso e quitta dalla vita. Ma comunque ragazzuoli, si è fatta una certa, è stato divertente, ma io Street Fighter mi piace veramente un botto giocarlo in live. Veramente figo, porca troia, è tipo difficile, immagino. Ma anche delle robe con Yuri ho visto che sono infinite... E altre robe che tra l'altro, mo, stavo dicendo che stavamo staccando, però altra cosa, una cosa pure che vi fa capire la cazzo di sfide delle combo, è tutti i 5000 buff che c'hanno le persone. Perché ogni volta non capivo, c'era Yuri che pigliava a calci il vento, ho fatto ma che cazzo fai? Perché se deve pigliare i power up? Ma chi cazzo me lo dice, Dio Madonna? che se power up pigliando a calci il cazzo di niente? Dio Cristo. Ma comunque... Ah, comunque, io vi ringrazio per la compagnia, quest'ultimo sfogo, perdonate, vi ringrazio per la compagnia, spero che la live vi sia piaciuta, noi ci vediamo lunedì, aspettate, più che altro io non so quando è che c'ho l'esame. Ah no, ok, non è lunedì, meno male, noi ci vediamo lunedì con Bioshock, o come dice il nostro caro Kyle, cheat Bioshocco, e niente. Buon fine settimana, dormite, mangiate, bevete, fate le cosacce, fate tutto quanto. E ricordate sempre, Corgi Gang fa bang bang. Buonanotte Jorak, Kyle, penso ci sia ancora Arion e anche a tutti i nostri carissimi lurker che sono stati fino qui a luna di notte. In realtà è luna e 20, ma dettagli. Buonanotte belli.